Buonasera, buonasera a tutti e bentornati con il nuovo anno qui su Spartan Racing Team. Buon anno a tutti, buon anno Matteo. Buon anno anche a te, Anto. Buon anno anche a te, Nadir. Nadir penso che sia andato a implode su se perfetto stesso. Perfetto. Muri, che esplodono. Probabilmente sta montando il suo sterzo, dato che stasera sarà lui il safety car man. Vabbè, oggi con 20 iscritti, con l'unica defezione di Fabio Scaduto, tra l'altro. Ah sì, 22 iscritti per l'esattezza. Avevamo anche una riserva, quindi un bel numero di piloti questa sera con le Ford Focus Junior versione Cup qui al Mazda Raceway a Laguna Seca. Penso proprio che ci divertiremo. Questo format, sai cosa mi ricorda, Matteo?
Real Racing 3, quel videogioco Non lo sul dire, non telefono. lo dire, non lo dire, No, con si può nominare, siamo tali in tema, giochi. siamo in tema. Tra l'altro, diciamo anche un'altra cosa, che noi iniziamo l'anno su un'altra pista americana. Eh sì, come di Lo consueto. sai? Vabbè, a parte quello, però vorrei ricordare che il 4 gennaio del 2021 eravamo a Bridgehampton. Prima ancora eravamo a Watkins Glen con le Bacmonon, primo evento test ufficiale di Spartan dopo il Il campionato 23 NASCAR. dicembre, esatto, era il 23 dicembre, Sì. comunque, quindi lì. Però a Bridgehampton, tanto ti ricorderai gli episodi epici. Eh sì, Trabelloni, l'arrivo di Donatellis. Lorenzo Gianandrea lottando. Giusto, giusto, Ah, giusto. un Caporin che va fuori pista, retromarcia e rompe il motore. Giusto. Ah, Con Giorgio quante Sverle che volte. fa delle prestazioni al di fuori della Strabilianti. normalità. Con Con Proserpio al Proserpio commento. esatto. Che Quindi ricordi? È già passato un anno, signori, mamma mia. sono passate Incredibile. anche 300 telecronache in mezzo. Diciamocelo che è d'oro che sono Sono passate passati altri due un po' di campionati. telecronache. Vabbè. Quindi intanto dalla chat ti chiedono tanto di fare un riassunto dei cavatappi. Un riassunto in che senso? Non sto guardando la chat, scusami. Riassunto dei cavatappi. Tom, vedi che si scivola da morire qua sotto. Lo sappiamo. Con queste vetture poi tendenzialmente fai di traverso. Manca anche il driftatore seriale, Max Turco. Quindi Giusto. anche lui è nella parte bassa dell'Italia. Quindi niente gare per lui fino al 10. Almeno fino al 10 credo. Poi, se Max è in live ce lo dirà. Ah, Comunque, intanto Nadia, vediamo anche cosa ti le nuove aspetti? livree qui di Royal Racing. Veramente Esatto. super lavoro da parte di Paolo Scalmani, mamma mia. Nuovo Sì. concept per questa stagione, per questo anno. E abbiamo anche molti piloti nuovi, con qualcuno che non ha settato correttamente il nome ufficiale. Ad esempio qui vediamo Mevin Kanius, Ah, acronimo vabbè. di Kevin Magnussen, No. poi Carro Correa e Alessio T, e gli altri Dovrebbe dovrebbero essere tutti ok, essere. a parte Freddy, abbiamo scoperto essere l'altra volta Domenico Greco. Esatto. È Domenico Greco, quindi chi aveva scommesso che non è Domenico Greco deve saldare dei debiti con me. Ecco, Ai lo sappiamo. ai ai. Però vero mister vincitore del campionato turismo a tavolino? Vero signor Scalmani, livratore seriale? Sganciate, prego. Sganciate, Ovviamente perché non è giusto ovviamente c'erano delle sganciare, devono fare una. scommesse. No, devono abbonarsi sotto forma di pagamento al canale, se no, Ah. tac, tagliati. Eh già. Ok, ah, certo. Colgo l'occasione per ricordare che la sub è gratuita con Amazon Prime, quindi potete farla senza alcun problema e ci fate un bel favore. E Ovviamente ovviamente nel primo ne settore. guadagnate la visualizzazione senza pubblicità, che normalmente sono 30 secondi ogni 10 minuti di video, quindi oltre che anche i vantaggi premium su Discord, sul nostro Discord. Così evitiamo che succeda come a Monaco. Oh no, cosa succede? No, dobbiamo saperlo. No, intanto vediamo Lance Stroll che perde Io mi a dissocio dalle dichiarazioni del signor Nadir, non so di che cosa Ovviamente, parli. ma sì, ma sto sapendo. Sì. Ma non è che è colpa di chi ha Io chiederei a fatto. Matteo intanto di skippare la sessione, così iniziamo le Sta qualifiche. staccando a mezzanotte. A mezzanotte, sono le 21:30 spaccate, però saltiamo subito, non è un problema. Intanto Ma grazie a stasera è Rick Mark presto. TV per... Pensavo fosse Oh, tardi vedo una stasera. È macchina in... volare in modo osceno. Tra Grazie l'altro, a Rick Anto, Mark TV per noi ci dobbiamo ricordare di un altro l'iscrizione. evento. Anto, mi senti? Sì. Sì, ti sento, ti sento. Noi abbiamo fatto un altro evento a Laguna Seca, vediamo se te lo ricordi. Mazda, Mazda, con la mega Già. battaglia di Cialini e Killian Sattler. Grazie anche a Legoduria Buonissimo. per l'iscrizione. Quindi lì correvamo in notturno, però, ricordo. Sì, era in notturna, eravamo verso febbraio, se non ricordo male. Forse anche un po' dopo, non vorrei sbagliare. Non ricordo esattamente. Comunque, Betsy grandissima probabilmente ha problemi battaglia. di Betsy? connessione perché ha abbandonato, sì. Ai ai ai.
Anche Borzi lo vedo molto alto di ping, cioè... però magari è perché non resta. Vabbè, abbiamo appena iniziato la sessione, quindi... Sì, Tra l'altro do il saluto, e questo, Anto, sarà un appuntamento fisso, mi auguro, per Davide Gallus, mio corregionale, che è il coinquilino del signor Turco. Giusto, giusto. Fantastico! Quindi, dalla prima volta, l'intera casa del signor Turco e coinquilini... in lotta tra una stanza e l'altra, magari si manderanno dei insulti per i vari tamponamenti. Non ancora. Tra l'altro, oggi abbiamo il ritorno di Michele Scalabrin, che io e Anto ci ricordiamo dall'esperienza dell'ITM. Esattamente. Quindi torna anche Michele, che ha avuto grossi problemi adesso. Per fortuna si è ritagliato un po' di tempo per questo evento. E poi una serie di new entry che ci fanno ben sperare. E signor Cialini, secondo te cosa farà? Oggi in teoria è l'unico suo liberale. What? No, intanto vedo un problema in qualifica qui. Non so come mai, ma non vedo i tempi. In classifica, scusate. Avevo ragione io, che il 9 di febbraio non con le Mazda alla Laguna. Ah, perfetto. Ma Turco gareggia stasera, scusate, sono stupido io allora, evidentemente, ma non lo vedo. Che cosa, scusami? È Freddy, chiama Freddy. Turco non c'è, Turco non c'è. Freddy? No, lo vedo in pista. Ma te, ma cosa dici? Ma perché mi dici queste cose che mi confondono? La Focus rosa, diciamo. È perché io giustamente sono... Le al numero 42, per esempio. Uh-huh. Sta impostando l'ultima curva. Ok. Ah, Freddy. Sì, esattamente. Freddy. Come mai è Freddy? Non lo so, non ce l'ha voluto dire. Qualcuno sì. Torna. Allora, io non ho bevuto. Chiaro, Connor, io non so perché lei implica che io beva, ma io non bevo, ok? Io sono molto felice di essere qui. Avrei dei dubbi. Comunque, Matteo, comunque non volevi dirmi qualcosa tu, che dall'inizio che volevi dirmi, Xero, devo dirti una cosa, tu non mai detta, questo momento. Che oggi dovrai guidare un po', secondo me. Speriamo di no, noi speriamo sempre di no. Ah, perché Connor che è Max, perché effettivamente col 33 che scemo. Adesso che ho detto. Niente, signori. Buonasera. Tanto Bezzi sta cercando di rientrare e spera di avere un ping agevole, perché per il momento è un ping di... Vabbè, sta scendendo piano piano, quindi dovrebbe farcia. Ping alti, lunghi, non ne vedo. Comunque facciamo un po' di amacord, esattamente 11 mesi fa Cialini vinceva con 37 giri effettuati, 1 ora e 2 minuti e 41 secondi, seguito da Kinesatri 1 ora, 2 minuti e 47 secondi. Poi c'era il signor Donatellis, che dopo aver vinto l'Endurance è pressoché di partito, diciamo così, vabbè, prepara gli assetti per i Cube. Ha vinto e se n'è andato. Ha fatto un ottimo lavoro, devo dire. Grazie Black Connor per la sub addirittura. Wow, grazie Max. Grazie Max, ci vediamo bene. Grazie mille. Poi c'è la Donatese e poi quarta posizione per il nostro poaco preferito, Damian Gluga. Ah sì, che abbiamo rivisto poi per l'ultima volta ad ottobre. Sì, esatto. No, forse addirittura a settembre sulle Porsche. Sì, a settembre. A settembre. Poi c'era appunto Favento VII, Proserpio, quando Proserpio correva con vetture particolari, in ottava posizione, poi Alessandro Veri con il pad all'epoca ancora in nona posizione, e poi Andrea Di Bella decimo, e poi c'era la safety car che aveva fatto 2 giri, giusto, dimostrativa. Hey. C'erano situazioni un po' al limite, mi ricordo un incidente al Cavattappi con vetture che andavano un po' ovunque, però sì, sì. Cavatappi è sempre stato un grande problema, ma cioè più che altro perché se uno non sa bene come prenderlo ci si spinna, oppure vai dritto e giri a destra, perché casualmente la macchina o va a sinistra e si spinna o va a destra a caso sotto quando si frena. Quindi allora, bisogna fare molta attenzione. Il Cavatappi che è una curva che tutti quanti noi amiamo, d'altronde, dai su. Vabbè. Assolutamente. Se andiamo a prendere un po' i tempi di delle libere, Cialini e Domenico Greco sono a un decimo, seguendo i tempi dei liberi. Poi abbiamo McQueen con un 5 decimi di distacco da Cialini. In realtà, poi c'è tutto il gruppo che è un po' spezzettato.
In teoria già la curva 3-4 dovrebbe sgranarsi. Il problema è che se dovessero arrivare un po' troppo compatti al cavatappi, basta un'impostazione errata, una traiettoria errata, e vedi l'esplosione dei controlli. Quindi succede anche con le Tatus in Serve Pubblico, anche se lì Uganda, per chi se lo ricorderà, che l'impianto frenante della Tatus non esisteva, per cui l'impianto frenante della Tatus non esisteva. Esatto. Bene, mi piace. Intanto vediamo un po' come si stanno comportando i ragazzi in pista. Abbiamo Cialini con l'1.28.2 che ha già migliorato il suo tempo rispetto alle libere, poi Domenico Greco che non ha ancora abbassato il suo, cioè non ha ancora fatto il tempo delle libere, quindi un po' strano, infatti ha quasi 7 decimi di ritardo da Cialini, quindi Cialini o ha tirato fuori un super boost, perché sennò o è Greco che non ha ancora trovato un giro buono. Quindi lo scopriremo. Anche Romeo che si piazza un secondo spaccato di ritardo dalla vetta. Poi abbiamo McQueen, un secondo e uno. A 1.4 veri, quindi abbiamo il trio dei Cube. Che poi stasera sono. Manca anche Favento. Sì, Favento manca, ha comunicato l'assenza questa mattina. Peccato perché sennò avremmo avuto anche la lotta tra i primi della classifica, tranne Killian, per anche Killian. Sarebbe stato bello vedere parità di vettura lui e Cialini quest'oggi. Sì. I due grandi contendenti per il titolo STCC, per chi si fosse perso il campionato. Titolo che si è deciso addirittura neppure nell'ultima gara, ma nella revisione di gara dell'ultima gara. Le 5 ore e mezza passate a fare dei check, però vabbè, purtroppo capita anche questo, che poi indirettamente per un errore di un altro pilota, tra l'altro, perché poi era quello. Sì, perché ricordiamo che anche Favento ha preso penalità, però era praticamente ininfluente sulla classifica, bensì è stata la penalità di Stefanoni a far scalare in seconda posizione Andrea Cialini, che poi quindi è andato a vincere il titolo in questo modo. Stefanoni è andato a superare, mi pare, Izzi, tra l'altro, il compagno di squadra di Cialini. Esatto. Oltre alla Lega Bianca, molto, cioè proprio tagliato la curva, praticamente. Esatto, ha ridisegnato il nuovo Adria, sostanzialmente, quindi manovra che gli è costato, anche a lui tra l'altro, il terzo posto in campionato. Sì, concluso quarto. Esatto, mentre sulla pista va concluso terzo. Perché appunto con la seconda posizione Killian è dietro di 1.2, mentre con la penalità è andato Killian avanti di uno o di due punti rispetto a Stefanone, quindi perdendo anche la possibilità di il podio del campionato. Quindi le penalità di Adria sono state un macigno su tutta la classifica piloti. Esattamente, sì. Anche perché ci sono stati molti protest. Un po' entrambe le squadre hanno fatto vari protest, hanno segnalato tutto quello che c'era da segnalare per non avere nulla da rimpiangere poi alla fine, e quindi diciamo che non mi è nuova, cioè basta vedere anche come si è deciso il mondiale di Formula 1. Certo. Come hanno protestato, perché l'ha deciso la pista comunque. Ci sono episodi che contestabili, ma decisioni a monte, perché la stessa manovra di Hamilton in curva 5, in curva 6, in altre occasioni è stata investigata: o davi la posizione o ti beccavi più 5, e ad Abu Dhabi questo non è avvenuto, cioè neanche l'investigazione in sé, quindi il che ha fatto un po' pensare. Certamente. Ok, allora intanto diamo un po' un'occhiata alla classifica. Abbiamo sotto il 29 tre piloti che sono Cialini, Freddy e Romeo, con Cialini sul 28 basso, mentre Freddy e Romeo molto vicini tra loro, circa un decimo di distanza, praticamente nulla con questa vettura. Sul 29 ci sono dalla quarta alla settima posizione, in particolare 29 basso McQueen e Landolfi e Pablo Mares con Veri sul 29 medio-alto. Poi sopra il 30 invece abbiamo praticamente tutto il resto della griglia fino alla 14ª posizione, dove sono addirittura sopra il 31, e poi per andare sopra il 32 anche con Di Guardo, Zanotti, Alessio T e gli altri due piloti che con nomi fittizi, immagino.
C'è tutto il Rocchetta oggi si chiama. Sono passati dalle most delle Porsche, dei Royal, che erano l'Activia, poi hanno fatto l'evento con le Jordan con noi con un altro nome, adesso mi sfugge, oggi sono Rocchetta, quindi anche oggi... sulla Jordan erano Rocchetta, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, perché fossero cereali, mi pare. No, no, anche forse. Boh. Vabbè, cambiano vediamo, marchio, cambiano sponsor ogni volta. Me lo scrive in chat su Twitch, anche perché ringraziamo Max degli auguri che mi ha fatto. Sono diventato leggermente più vecchio nel corso tra la fine del campionato e questa gara. Torna sui 10, grazie Anto. Il 10 torna operativo il Max, quindi adesso sta tornando con la sua Panda in versione BTCC, perché Max sapete che va a taroccare anche le auto. Quindi tanto vedo un po' di gente che sta rilanciando senza troppi, no, si sono ben ridistribuiti i 20 piloti lungo il tracciato. Sì, perché nessuno sta avendo grossi problemi di traffico, quindi forse è giusto un gruppetto più compatto che quello di Parigi, Landolfi e Cialini proprio. Sì. Però nessuno di loro sta accusando grossi problemi a quanto pare, anche perché ovviamente quell'influsso della scia è inesistente, quindi questo, puoi fare bumper run e manco ti scomponi. Esattamente. Tanto noto la livrea di Pacini che è stupenda. Intanto Black Honor Max ci scrive in chat: parliamo del fatto che oggi ho portato a casa un'altra macchina. Sì. Vabbè, io ne so qualcosa. Una nuova project car. Esatto, diciamo che esiste il Max Turco Racing Team, che è una macchina che ha solo comprato lui, tutte sue sono. Beh, ce ne sono talmente tante che lui da solo non le può guidare tutte, perché sennò... Vabbè, ha una lunga schiera di piloti a suo seguito. Paolo, adesso parliamo della nuova livrea Royal, che prima che arrivassi tu l'avevamo già discusso, avevamo già parlato del fatto che wow, Royal ha una nuova faccia quest'anno. E tra l'altro è andato proprio a sbattere il esatto. Pilota Royal. Ecco, vedi, quindi io fossi in te, Paolo, non lo guarderei più. Esatto. Io porterei meno sforzo. C'era un periodo in cui ogni volta che inquadravamo qualcuno finiva a muro da qualche parte, Matteo. Ah beh, sì, mi ricordo l'Endurance principalmente. Il campionato del marzo scorso era... poi anche certe gare, mi ricordo il Sachsenring, dove il signor Nadir aveva esordito demolendo altri piloti. Io al Sachsenring... Erle ne sa qualcosa. Cos'è che ho fatto io? Avevi demolito qualche pilota, dimmi. Ma dove? Ma con che macchine? Con le BMW. No, veramente ho iniziato facendo schifo perché ho fatto un jump start e poi mi sono dimenticato che giustamente dovevo servire alla penalità. Quindi ho fatto tutta la gara in box. Però vabbè, dai, dagli errori si paga. Quindi. Esatto. Poi si imparerà, però prima si paga. No, poi... Paolo, non si parla, porti sfiga, dice giustamente il nostro Max. Vedi, allora, Paolo. Guardo, è ancora i box, terrorizzato dalla voce di... Beh, ha paura. Esatto. Mamma mia. Bellissimo, però... il cavatappi comunque, sempre spettacolare quella sequenza. Attenzione, Zanotti era sotto di 5 decimi rispetto al suo tempo precedente. Non si è migliorato. Quanto è quotato il caos curva 3? Anche di questo ne avevamo parlato e ne abbiamo piuttosto paura, insomma. Anche perché curva 3 è molto complicata da inserire. E sì, curva 1 si può intraprendere in vari modi, rimanendo super larghi e poi chiudendo violentemente, che non è una grande idea se ci sono altre 2, 3, 4 macchine che hanno preso una linea un po' più interna. E poi per il cambio di traiettoria per entrare in curva 3, secondo me potrebbe essere un poco un problem. Guarda, io mi ricordo il caos in curva 3 nel campionato delle IndyCar di Alessandro Lazza. L'unico pilota presente in quel campionato era Lorenzo McQueen, tra l'altro. Quindi, cioè, tra i vari piloti che hanno preso parte c'era Daniele Borghi, Scaduto, cioè, i soliti nostri che conosciamo.
E lì in curva 3 ci fu il caos più terrificante. Cioè, scaduto tamponò Borghi, Borghi si scompose e dietro di sé fu il genocidio di Laguna Seca. Intanto c'è stato un contatto tra Pacini e Freddy. Sì, e anche Gallus, Borzi e Zanotti vengono segnati. Per intanto Veri, Veri in seconda posizione a scavalca Freddy. Già, e questo è un po' una sorpresa, perché Veri mi sa che è andato a limare il tempo di circa 6 decimi rispetto alle libere. Ah sì, infatti. Quindi e tra non so quanto avesse girato nelle libere. Di sicuro Cialini è quello che aveva girato di più, con oltre 100 giri sulla pista. Attenzione Bezzi, non si migliora, rimane decimo. È sempre 310 di ping, quindi va controllato, va tenuto sotto. Sì. Lui ha sempre avuto un po' qualche problema di ping. Un cube a muro ai cavatappi. McQueen dovrebbe essere. Aia. McQueen è il cube da quando? Da prima del campionato. STCC sicuro. Ah, ok. Io è relativamente nuovo, no? McQueen... Sei Tom McQueen. Allora, qui da noi sì, lui faceva molto, mi pare, automobilista insieme a Stocchi. Alessandro Veri in arte si chiama Stocchisto, per chi non lo sapesse. Quindi faceva molto automobilista. Poi qualche volta faceva assetto corsa, però per problemi suoi era sempre in settimana, era impossibile per lui, un po' come una situazione tipo Andy Anco, cioè era un po' improbabile, poi sabato qualcosa riusciva a fare, quindi con noi non ha mai non ha mai trovato la quadra, mentre ultimamente tra campionato e altro è riuscito a trovare gli spazi, quindi sta regolarmente venendo in pista con vetture o rigorosamente turismo. A me piacerebbe avere tutto il team Cube, tutti i 10 piloti Cube in pista. Non sarebbe male. Mi ricorda un po' il Polimarche, se sono in ascolto, del campionato Formula University, che io i 10 dominavano il di 3, ecco. Intanto attenzione, c'è una vettura ferma in piena traiettoria, ma McQueen si teletrasporta in box. Ma io ho una domanda: fare un campionato NASCAR? Quello l'abbiamo fatto. Abbiamo però capito, ho un IndyCar. Bisogna trovare interesse prima, bisogna trovare persone capaci di correrci. Il nostro progetto era questo, inizio stagione, a settembre. Infatti abbiamo anche lanciato il progetto della patente per gli ovali. Però appunto il numero di persone che l'hanno ottenuta era abbastanza esiguo. E fare un campionato in cui ogni due curve c'è qualcuno finito a un muro non è proprio il massimo, insomma. Cioè si può fare una gara giusto... sì, come abbiamo fatto con le Skip Barber su, dove era, a Richmond, se non sbaglio. Esatto, ma possiamo anche ritornare agli albori del campionato Lazza. North Wilkesboro in 8 si è anche già in troppi, quindi alla fine. Esatto. Anche chi non ha la patente ovale, perché comunque si usa il kit road su questi stradali, cioè su questi ovali, diciamo. Pertanto, secondo me si potrebbe anche buttar lì un non si vuole andare al North Wilkesboro? Andiamo all'I 70. Che avevamo già fatto anche, tra l'altro, ecco, l'I 70 l'avevamo fatto, una gara non valida, se ti ricordi, con un altro modello di IndyCar che non ci era piaciuta per niente. Sì, con quella di cavatappi Apex, se non sbaglio. Sì, chi è uscito al cavatappi? Un cube, e dovrebbe essere McQueen, era andato a sbattere. Ah, di nuovo sarà proprio con quella curva. Ognuno c'ha la sua curva preferita. Dicevo che comunque un pistino così non sarebbe male. Dove si è in pochi. Ma secondo me, vabbè, a Richmond eravamo in 14. Quindi tutto sommato con le Ski Barber è andato bene. Proviamo magari le Indy Light. Intanto c'è una vettura. McQueen ha colpito qualcuno. Sì, ma è fine qualifiche. No, non ancora. Sì, siamo in overtime. Sì, siamo in overtime, però ci sono ancora Piotti, devono tagliare il traguardo, tra cui anche Cialini. Però ormai è ampiamente consolidata la sua prima posizione.
Comunque sì, siamo gli sgoccioli della qualifica. Prima di annunciare la classifica finale, aspettiamo che tutti passino sotto il traguardo. Vediamo arrivare proprio adesso Parigi, che si sta migliorando. Viene scavalcato adesso da Bezzi Parigi. Vediamo se riesce a passare di nuovo avanti. No, non ce la fa, chiude in decima posizione. E tira anche il freno a mano in rettilineo. Ok, quindi qualifica finita praticamente, manca l'ultima vettura che arriva adesso e mette dietro di sé Correa, Kevin Magnussen, con il nome un po' rimescolato. C'è anche una safety car in pista, comunque prima posizione per Cialini, che guadagna la pole position. Andiamo anche col drone un po' a vedere le auto, se non si bugga tutto magari, sarebbe anche meglio. Ok, perfetto. Ok, quindi prima posizione per Cialini, poi seconda posizione per Alessandro Veri, a seguire Freddy, Romeo, McQueen, Paolo Mores, Pablo in realtà, Landolfi, poi Gallus, Bezzi, Parigi, Pacini, Bressan, Borzi, Alessio T, Zanotti, Gallicchio, Di Guardo, De Carlo, Kevin Magnussen. Vabbè, ce l'abbiamo pure lui, dai. Non vorrei citare la sua iconica frase, presente in molti meme. E a chiudere poi invece Correa. Allora, ci sono stati un paio di assenti questa sera, ovvero scaduto, assente all'ultimo minuto, e anche Giacomo Favento, altrimenti sarebbe stata griglia piena. E direi che possiamo andare un in po'... In realtà lo è già griglia piena. Ma ci sarebbero altri due posti. Ha fatto un giro. Il server manager mi dava full. Siamo 21 con le focus e due safety, 23. Io ne vedevo 24 di pitbox, però va bene. Ok. In ogni caso, stop and go per noi e ci vediamo tra qualche minuto sulla griglia di partenza. A tra poco. A tra poco. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
Ok, rieccoci tornati qui in live per la partenza di gara 1. Cerchiamo un po' una telecamera che ci vada bene. Ok, no? Questa qua sembra perfetta. Allora, cosa vi aspettate da questa gara? Tante vetture in griglia. Matte, come... prego, giustamente. Beh, siamo su una pista americana, e questo vabbè lo sapete, però è una pista americana dove, bene o male, gare di una certa caratura le fanno senza problemi. Io mi aspetto un po' di casino in curva 1, francamente, e in curva 3. Voi per il resto, cavatappi sni, sì o no? Diciamo che è un pochettino difficile, perché già il gruppo si dovrebbe sgranare. Quindi... più che altro se qualcuno la perde lì, è un problema. E vabbè, quello escluso il caso isolato, però come incidenti contatti di gara è un po' difficile. Sì. Si possono verificare. Un conto, sì, la perdi di... E vabbè, lì via. Ultime parole famose. Tutto regolare fino a questo momento. Esatto. E fu così che 20 vetture... Intanto uno allo spegnimento, pronti alla partenza... E scattano adesso tutte le vetture con Cialini in testa. Ne approfitto subito. Anzi, aspetto ancora per riportare la macchina ai pit. Sì, aspetto. Vediamo come arrivano in curva 1. Gruppo comunque qualcosa. Che si allarga a ventaglio adesso. Occhio nelle retrovie. Incidente. Leggero contatto. Che... soltanto. Abbastanza puliti fino adesso. Intanto c'è Bressan, sì. Che ha perso, diciamo, sono sportellate nelle ultime posizioni. Curva 3. Occhio. Sì, sempre nelle ultime posizioni in realtà, quindi fortunatamente non hanno causato un grosso problema, erano già comunque in fondo. Ok, andiamo sulla testa della corsa, o meglio qui nel centro gruppo più che altro. Contatto con Polo Mores e Landolfi, se non sbaglio. Sì, Landolfi, un po' tutti sono qui. Pari vedo un 3 wide lì. Vedo un 3 wide, non la vedo molto bene. Safety, mi sa. Plosi? Sono. Sì, soltanto pezzi, in 2. C'è un po'. Freddy cosa sta facendo? Vedo un po' di tutto, Sopravvissuti. Vari contatti. Un grande gruppo sono sopravvissuti al cavatappi. Ci sono stati vari contatti. Adesso diciamo che il gruppo è un po' spezzato in 3 parti. Kevin Magnussen, no? 20 chiude il gruppo, non per dire. Si è finito fuori in quel 3 wide. Che dive! Che è successo? Landolfi ha fatto un dive su Magnussen. Aia. No, ma era tutto legale. Non si sono toccati. Quasi. Iniziamo con i cat. Aia, i cat. Cat mania. Intanto c'è una lotta molto serrata tra Pacini e Gallus. Ma tra questa, sì, Gallus, questa vettura è molto molto interessante da guidare, perché sono esplosi Freddy con Gallus. Mi dà tante vetture. Intanto vedo già Landolfi è stato preso da Gallus, che però ha avuto la peggio perché era dietro con una trazione anteriore. Molto movimento in pista in questo momento, e Freddy che chiude malissimo. Alessio tira la macchina rovesciata, sì, in pista. Sono esplosi veramente. Sì. C'erano 3 vetture coinvolte. Chiamate voi? Ok. Sì, sei già andato. Mamma mia. Molti contatti. E la maggior parte con 2 vetture coinvolte. Adesso ho visto Freddy, ovvero Domenico Greco, chiudere in modo abbastanza duro su... Tanto è l'app 2 questo, vero? Questo sì. Sì. L'app 2. Ok, quindi aspetta lì all'uscita Nadir. Sì, va bene anche poco prima di curva 3. Loro stanno arrivando adesso in curva 1. Cialini è l'unico che riesce sempre a fare la pull e andarsene senza problemi. Esatto, salvo poi esplosioni nucleari dietro. Esatto. Direi che possiamo già dare safety car in dislap. E come passano tutti, come Nadir arriva in curva 4.
giusto per vedere un po' come sono messi dietro. Ok, allora intanto preparo subito l'applicazione. Ok, direi che possiamo darlo. Se okay, il penalty si muove, perfetto. Ci siamo, ripartenza. Quindi Nadri può iniziare già a spingere un po', tanto Cialini ormai è ampiamente testato come riconduttore del gruppo. Tanto io mi metto in free camera, visto che posso. Incidente sotto safety, eh? Qualcuno si è tamponato. No, visto adesso. Sto vedendo un sacco di Gallicchio, Correa, Pablo. Vabbè, tutti sì, però il gruppo è ancora chiuso, quindi non oserei, sai, chiamare un'altra set, cioè un po'. Sì, no. Assolutamente. Uno è fermo. Correa? Sì. Vabbè, si è già ricompattato. Poi comunque, tanto poi bisogna spiegare la nuova novità o comunque la nuova politica sugli incidenti. Ah sì, verrà introdotta la patente a punti, però ne parliamo tra poco, dato che Cialini è già l'ultima curva, si accinge a ripartire la gara, quindi con il gruppo ben ricompattato ma sicuramente più distanziato rispetto a come è partito. E quindi bandiera verde in questo momento con Andrea Cialini che arriva alla prima staccata della ripartenza. Siamo al terzo giro di gara. Vediamo come arrivano tutte le altre vetture alla staccata. Sono abbastanza distanziate. C'è qualcuno che prova un dive, che è Zanotti, che ha fatto un'ottima Zanotti. Staccata. Ottima staccata, è andato a passare Bressan. Avrà sicuramente foga di ritornare lì in cima Zanotti. Se non sbaglio era lui che ha avuto il contatto con Domenico Greco. Nel frattempo Parigi passa Freddy. Sì. E c'è Randolfi su Kevin Magnussen. Alla staccata, molto bene. Mi è piaciuto come Zanotti ha fatto un traverso coccolino. Occhio che c'è McQueen che stava per perderla lì in uscita dalla curva 6. Deve cavattarmi, perché cavattarmi con questa condizione potrebbe essere una sorpresa, eh. Sul fondo se le sta andando di santa ragione, eh. Ah, Magnussen è in fila, però fortunatamente non è in mezzo. Occhio al sorpasso al cavatappidi. Mamma mia. Sì, quello è una yellow flag, però, Non so se erano se c'era ancora esposta lì, Questo da vedere. Comunque bellissimo sorpasso. Intanto Gallicchio l'ho visto girato malissimo nella penultima curva. Comunque bel sorpasso da parte di Guardo lì al cavatappi. Sembra di vedere Rossi e Stoner di nuovo. Lo vedete anche voi la macchina Kinder o la vedo solo io? Scusate. Sì, la vediamo anche noi, la vediamo. Io vedo che siamo all'imbrunire. Ma no. Sì. No. Io sembra uguale a come siamo partiti. Infatti anche io. Però... io vedo i fari accesi, illuminazioni esterne della pista accese. Strano, intanto c'è qualcuno che l'ha persa, una livrea Rockstar di Zanotti. 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 Tutti i marchi inusuali sulle macchine. C'è anche un altro che però ho dovuto censurare. Non so se qualcuno di voi l'ha notato. No. Nel caso vi invito poi a fare un giro nella cartella della macchina. Oh no. Ovviamente tu manderai le foto della macchina. Sì, va bene. Gruppi. Libera ovviamente... non consente ai piloti, ma quelle standard della macchina proprio. Parigi e Freddy, mamma mia, quanto sono vicini. Però si fidano, eh. Aia. Che botta. Però si infila Freddy. Sì. Ma sai, lì era... Anche Borzì adesso è vicinissimo. Esce male dall'ultima curva Borzì, quindi avrà vita facile probabilmente Freddy. Finta all'esterno, si butta all'interno per avere poi quindi doppio vantaggio di traiettoria nelle prossime due cure. Però... il muro. Sì, ha preso il muro, ci ha lasciato mezzo sportato. Ha sfiorato il muro della pista.
Vediamo la staccata. Vediamo se tenta anche un incrocio Parigi su Borzini. In ogni caso, preparato molto bene il sorpasso di Freddy su Pacini. Pagini. Sì, su Borzini, scusami. Ok. Ah, infatti dicevo. Sì, Pacini è davanti adesso a Freddy. Ecco, Borzini prende un attimo di terra, quindi in Parigi giustamente prende. Ma hai passato anche tu il stavo già per dire nomi strani anch'io, mannaggia, mannaggia. Grande Max per aver capito chi è lo sponsor impronunciabile. Esatto. Anche se in realtà cioè, è uno sponsor, non è che possiamo farci più tanto. La Ma politica di non puoi. Twitch non è proprio Vabbè, apertissima, non abbiamo detto però vabbè. il tipo di prodotto che produce, anche perché una volta non producevano quello. Andiamo Vedo che avanti, sei ma ben andiamo informato. avanti. Basta pensare a Nokia come faceva prima dei Sì, anche vari. Nintendo è cosa che faceva prima di fare Nintendo Birichi. Andiamo avanti. Io non ne so nulla, sinceramente. Quindi Perfetto, e così rimango non ti sei all'oscuro. perso tanto, ti assicuro. Vabbè, a me mi mancano gli sponsor dei Cube, anzi del Cancro Extra Team. Che anche quelli erano altra storia. Cioè, ma qui è molto vicino a Vera in realtà, Arrivo, però sono il problema di questa vettura è che non ci si entrati riesce. nei solo per la fotoprofilo coraggiosa. In ogni caso, mi sembra di aver visto anche Donatellis sul server nei giorni scorsi, non vorrei sbagliare. Sì. Quindi immagino sia arrivato un altro bel setup per Romeo Vary McQueen. Sì. Ringraziamo Francesco che sta aiutando i ragazzi a fare gli assetti perché così vediamo una gara. Chi è che sta aiutando a fare gli assetti, scusa? Francesco, campione in carica del campionato Endurance Spartan. Oh, Mi si chiama intanto il suo nome. McQueen! Oh, ho preso Mamma mia. Eccolo il tesoro interno, là! mamma mia. Era persino Coccolino tenuto benissimo. Complimenti McQueen, veramente. Fantastico, no? Ah, peccato che Laguna Secca non avesse altri pit, perché sennò sicuramente qualche altra vettura in griglia l'avremmo avuta. Figurati, tanto una situazione non di festa, come comunque durante il periodo festivo, cosa sarebbe stato Sì, l'autoturismo tirano sempre molto ultimamente. I pochi cavalli, la possibilità di fare sportellate, attirano sempre. Soprattutto senza esplodere, che è un'altra cosa fondamentale. Intanto Poi. Domenico Greco, alias Freddy, nel paraurti posteriore di Pacini ormai. È lui, Domenico Sì, Greco. ma l'abbiamo detto Quattro Sì, ma tu mi hai detto che volte. era Max. Io ti ho detto, ma veramente No, Max e Fred? era Max in chat. Era Max in Lui, Matteo, mi confondi, per cortesia, sii più chat. chiaro. Non c'è, non Occhio ho il cervello che grande potrebbe come il tuo. arrivare i più 5 secondi, perché c'è molta gente a cat 3. Quindi che questo può essere importante. Tra l'altro i cat non verranno dati punti penalità, quindi la patente per chi fa i cat è Ecco assicurata. appunto, parliamo della patente, che questo è interessante. Ancora tutto da, tra virgolette, revisionare, approvare, Per brevettare, però. ok. Però intanto volevate iniziare a dire che c'è questa possibilità, mentre Freddy ci prova su Pacini alla grande, ma qui mi sa che avrà una bella run, se riesce a Sì, frenare mamma bene mia, quella bellissimo, voglia. pulitissimo, Ce la un po' largo È andata un all'esterno, po' però. Ah, larghino, però ci sta, dai, sì. molto bene, ha fatto molto bene. Complimenti a Freddy. Ah già, è vero, a Domenico Greco. Greco. Porca miseria, chissà perché. Poi Greco ti faccio un mazzo così perché mi devi spiegare com'è che tu ti chiami in modi diversi. Come fai? Come fai? Come fa? Cioè noi ci siamo abituati al tuo nome e niente. E tu mi metti Freddy. E Max che mi prende anche in giro in chat dicendomi. Non ci vuole molto a confondermi. Lo sappiamo. Non c'è bisogno di infierire, non c'è bisogno di girare il coltello nella piaga, nella manica. Vedi? Va benissimo. Ti smetto di dire scemate. Sarò di scemate. Andolfi vicino a Parigi per. E niente. Adesso ti sei disconnesso, purtroppo. Peccato perché mi sembrava in una. Non credo abbia avuto un grave incidente, quindi forse è Forse stata problema una di connessione. connessione. Anche prima forse si era disconnesso. Abbiamo la prima vittima di ritiro. Ah sì. Tanto occhio a Bressan che prova l'attacco all'esterno addirittura su Zanotti. C'è stato un incidente, tanto per dirvi. Oh, Ok. che coraggio lì.
Sì, il ritiro è dovuto a un incidente in curva 1. Ah, mi dispiace. Da solo oppure con qualcuno? No, no, con almeno altri due piloti. Ah, ce lo siamo persi. Sì. Intanto molto interessante il gruppetto con Di Guardo, Zanotti, Bressan e anche Alessandro, no, Alessandro Bezzi è più staccato, quindi questo terzetto. Guarda, butta, frena bene, ma forse ci sarà uno switch per Correa, invece no, Correa, scusa, invece no. Per la vettura KFC invece niente, Gallicchio si tiene, si prende la posizione, vediamo se riesce a prendere un po' di distacco da dal pilota KFC. Tanto adesso si sta aggiornando piano piano la classifica dei... Bella, 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 quella livrea. Sì, niente male. Oh! Correa lunghissimo. Sì, no, infatti l'ho visto arrivare molto felice, diciamo, molto convinto. Quindi sì, direi che Gallicchio si è preso la posizione... Definitivamente. Intanto c'è un duello tra Landolfi e Parigi, ci anche prova... tra Di Guardo e Zanotti ancora, con Bressan, che abbia fatto un errore Di Guardo. E può essere. Sì, sì, infatti c'è anche un cut segnato. Wow. E quindi io Di Guardo veramente, io non mi capacito di come di quanto sia migliorato Di Guardo. Scusatemi, sia Romeo e Veri stanno facendo i loro migliori parziali personali, eh. Tanto Gallus Borzi, infatti. E c'è anche Paolo Mores dietro, c'è un tri wide adesso qui la staccata finta. Parigi in fitone, Landolfi si infila, eccolo. È stato buttato fuori pista Borzi. È lì un tri wide non è andato più molto. Che altro però on board con Gallus. Gallus ha lasciato lo spazio perché aveva Freddy 5 secondi per cutting, quindi attenzione. Eccoli qua. Vediamo che lui è un'inversa addirittura 25 in una gara, quindi ci sta contenendo. Brutto che si dice. Correa voleva usare il cavatazzo per spingere il volo. Gallus dal centro ha sterzato un pochettino prima Borzì, poi da lì si sono presi, perché Gallus ha dovuto lasciare lo spazio per chi deciso di fare l'entrata all'interno, quindi ah, sì. Poteva lì Borzì è quello che ha avuto che fosse stato in chi era dietro, adesso non ricordo chi fosse, forse dovrebbe era Paolo Mores. Pablo Mores, esatto, avrei alzato il piede e poi incrociato perché sarebbero usciti comunque più lenti gli altri. Invece era inutile rischiarla lì. Però Borzì è quello che ha perso. Occhio okay, intanto Zanotti prova su Borzì, mamma mia. Piccolo contatto lì in uscita. Ehi, altro che piccolo, l'avevo spinto fuori. È stato dolce, ma comunque ricambia stato... subito. Oh, mamma mia. No, ragazzi, questo è diventato una festa. Francesco anche... guarda il no! No! Ti guarda muro. Esplosioni? No, qui safety, perché veramente è stato un po'... Vado. Guarda, guarda. Si sono già messi in pista, in realtà. No, ok, va bene, quindi lascio parlare. Però non è stato bellissimo. Io lo metterei giusto solo per rifarli rinchiudere un pochino, perché... non è stato bellissimo. Comunque io voglio il real penalty. Il fatto che dopo un incidente, dipendentemente dalla velocità, la macchina sia con i controlli bloccati, come nella vita reale. Davide, non è che prendono e ripartono subito. Quindi, per cortesia, se mi sta ascoltando, signor creatore di Real Penalty, proporrei un blocco dei controlli alla macchina dopo un incidente. Che sia contro un muro, che sia contro... Che sorpasso, Zanotti. Mamma mia. Sì, infatti, io stavo prendendo totalmente il tempo. Io ero morto. Mezzi uscito largo, però non l'ha spinto fuori, eh. E Di Guardo che si infila, complimenti. Comunque era... no. Bezzi è andato fuori due volte. Sì. Da solo, eh. Perché io ho delle skin già per la macchina che io non ho spiegato nulla? Vabbè, problemi miei, scusa. Sono poco attento. Ok, intanto occhio anche a Bressan con Borzì. Ricordiamo che il gruppo Borzì, Bressan, Zanotti, Di Guardo e Bezzi a un certo punto è stato tutto unito prima del contatto lì in curva 2. Un attimo distaccate. Tanto l'unico pilota con i 5 secondi è Greco. Ne approfitto perché ne ha fatto già un altro di cut. Sì, e Domenico diciamo che usa molto i limiti della pista. Ah, sì. Quindi...
quindi un po' troppo. È Molten. Riguardo è un po' troppo largo, quindi Betsy si porta 14, come se fosse successo qualcosa, si porta un pochino avanti nella ricerca di Zanotti. Game on, come direbbe Lewis Hamilton, come ha detto Lewis Hamilton dall'inizio alla fine della stagione, rompendo un po' le scatole a tutti quanti. Intanto abbiamo Bressan che sta un po' su Borzie, c'è anche McQueen su Veri, abbastanza vicino. Sì, ma deve aver fatto qualcosa, perché prima erano molto più distaccati, Se qualche errore ci può anche stare. Si butta a Betsy all'esterno di prova l'incrocio di Zanotti, ma non ce l'ha fatta. Una mortifica c'è in questa macchina. Ecco, per questa macchina in trazione, soprattutto in quando si prova a fare un incrocio, no. Sì. Un incrocio è molto complicato. Prova l'incrocio, Borzi, niente da fare, perché tende un piccolo sovrasterzo per i piloti, pertanto il rally, anche se la stava per perdere, Borzi la perde, infatti va oltre il cordolo e Bressan dovrebbe farcela in curva 4 a passare. Eccolo qui, passa senza problemi. Occhio anche di nuovo Zanotti e Betsy è vicinissimo, potrebbe passare adesso alla staccata, però si mette sull'esterno, magari un incrocio vantaggioso. Frenato un po' prima di Zanotti, quindi forse voleva provare, ma purtroppo ha frenato troppo presto, di conseguenza di nuovo da ricordare. Sì, ma come così, con questa macchina, così come su tutte le altre trazioni anteriori, l'incrocio veramente è difficile da provare. È complicatissimo, sì. Però guarda che lui è uscito forse meglio. È uscito velocissimo, in due al cavatappio. Zanotti poteva chiuderlo, ma ha pensato meglio. Ah, e lo fanno insieme, senza problemi. Wow! E passa Zanotti. Complimenti a me. lì Betsy ha alzato perché sapeva che sarebbe andato a finire. Nonostante teoricamente avesse la precedenza sulla curva, cioè ormai era sua. Però, bravo. Intanto vi segnalo che vedi che non avete problemi, sta girando con tempi decisamente altissimi, come se avesse finito le gomme, ragazzi. L'ultimo giro ha fatto un 31,9. Magari sta risparmiando benzina, si è reso conto di non averne abbastanza. Potrebbe essere. Può essere, però cavolo, a 9 minuti con una safety poi. 9 minuti? Sì, rimangono 9 minuti al termine della gara. Ah! È un piccolo errore di calcolo, Abbastanza pesante, proprio. Sempre se. Gandolfi invece sta cacciando Pacini. Allora, intanto i piloti che sono a rischio penalità per cut, cioè sono un po' troppi. L'ultimo che si aggiunge all'elenco è appunto Romeo, seguito da McQueen, Di Guardo. Occhio a Pablo Mores che ha passato Parigi, che però non ci sta, si rimette subito dietro. Non posso dire in scia perché qui praticamente non esiste. Vediamo se riesce a conservare la nona posizione Parigi. Sull'ottava Pablo Mores, o a riprendersela. Ottava Parigi che tenta una staccata molto lunga per girare tardi, però è sotto sterzo in uscita. Su queste macchine non si riesce. No, se vai troppo presso sul gas poi non gira più, quindi. Nel frattempo io come driver, come pilota di giornata direi anche Landolfi. È stato un ottimo recovery. Intanto sì, Brutto scrive in chat. Cerini sta guidando in scioltezza inviando sms all'amore che sa, quindi. Ah beh, allora, grazie Zatti per la segnalazione, quindi vuol dire che Cerini si beccherà 10 secondi di penalità. No, 40 secondi per Dangerous Driving, scusa. No, quelli arriveranno dopo. Pacini va lungo, e allora Landolfi dice grazie, prendo io. Che tra l'altro, fun fact che nessuno ha chiesto, Landolfi era il cognome della mia professoressa di inglese, e io adoravo quella professoressa e l'inglese, di conseguenza per me Landolfi avrà sempre un posticino forse nel cuore, così simpatico. Simpatico a dire Xeno Memories, sì. E allora scusa, non è che solo voi mettere un po' di musica d'atmosfera, non è che solo voi due potete fare delle battute, potete fare degli inside joke, anch'io posso fare dire delle cose divertenti, cioè scherziamo. Allora nel frattempo McQueen e Veri
Greco, sono molto vicini, quindi c'è una battaglia a tre per la terza posizione. Un brutto scherzo. E Pacini certo, anche si la classe è cotta per la professoressa Bona. Non era Bona, non ho mai detto quello io. Anzi, non l'ho mai detto e mi dissocio. Music and Scrubs, certo. Intanto Fred è arrivato su Barry McQueen, però gli serve ben poco. Barry è arrivato su McQueen. Freddy? Su Barry McQueen. Allora, Barry è arrivato su McQueen anche Fred. E c'è Greco che si sta avvicinando ai due. Quindi è la prima volta che... Sì. Lottano. La prima volta che iniziano a lottare. Arriva... infatti Barry va lungo e quindi automaticamente si ruba una posizione. Ma anche McQueen non è andato molto corto, di conseguenza forse c'è una possibilità... Nelle prossime curve. Ricordiamo però che... Ah, che dai, mamma mia! Veri, l'ho visto molto convinto. Ha fatto anche lui il volo. Veri, l'ho visto molto convinto. Gallus e Parigi, contatto con Parigi che ha perso la posizione su Gallus. Sono attaccati, provano l'attacco al cavatappi, Parigi. In che posizione era? Non mi ricordo come si chiama. Occhio, stavano per perdere entrambi. Uno sulla sinistra e l'altro sulla destra. Esatto. Mi ricorda il cancello fuck degli Spartan la Formula 3. Comunque, ridere scherzando, quel campionato sono già passati un anno e mezzo. Ah sì. Wow. Era tipo le 20. Tra l'altro era il primo campionato degli Step. Sì, il primo, esatto. Il primo campionato come team Spartan. Beh, l'epopea è arrivato con la 912K a Zolder. Mamma mia. Che ricordi. Che memoria. Occhio Freddy che ci prova. Finta l'attacco su McQueen. Giusto per mettergli un pochino d'ansia. No vabbè, ragazzi, a Zolder è successo di tutto. Cioè, puoi scrivere un libro ed esce un film con Tom Cruise. Ma intanto Brutto si chiede una foto della tua professoressa Nadir. Aia. Allora, una foto dell'epoca. Brutto, però, dopo. Oh no, oh! Romeo! No! Romeo e anche McQueen! No, è da safety questa. Safety. No, non è da safety. 4 minuti però, caspita. Si hanno spinato da soli. Romeo, 5 secondi per cazzo. Pura. Sì. Oddio. Quindi adesso Freddy forse riuscirebbe a mettersi dietro. No, Romeo di sicuro. McQueen è finito sesto. Greco addirittura. Greco sì, a 5 secondi finirebbe dietro Veri. Anche Romeo ha penalità, mi ha detto Nadir. Quindi sì. Domenico Greco alias Freddy Greco, sarebbe terzo in questo momento. Se riesce a mettere altri 3 secondi tra sé e Alessandro Veri. Guardo adesso il dodicesimo che sta attaccando Zanotti e Borzi e Bezzi se la stanno tirando alla grande. Sì, alla grande proprio. Sono eliminati a vicenda. Ma no, i Cube hanno proprio una storia nel Robin. Le Queen è vero. Non ho capito. Oh no, mamma mia. Borzi, ho visto un dive su Di Guardo che non doveva esistere. Infatti si è tenuto. Complimenti. Intanto il gruppetto qui dietro, nessuno mi ha avvisato. Comunque Di Guardo adesso potrebbe attaccare Zanotti. No, io te l'ho detto che il gruppo di Borzi era una figata. Guarda Bezzi, guarda Bezzi, guarda Bezzi, guarda Bezzi d'esterno su Borzi. Di Guardo anche su Twitch, ma non riesce. Non so dove guardare prima. Occhio Bezzi, ci prova all'interno, però poi desiste. Attenzione, lì davanti sono andati tutti i due. Di Guardo all'esterno. 5 secondi altri. Ecco, però Zanotti si è diventato una chicane mobile per Borzì, che quindi di conseguenza l'ha un pochino tamponato e... Occhio Bezzi all'interno, dovrebbe aver preso la posizione senza problemi. No, non ancora, guarda come... Vai, panettone rosso, fa danni con le Abarth. Bezzi, mamma mia! Wow! Carlo, mai... No. No, mi dissocio. Esatto. Tanta stima. Quindi anche Veri si becca i 5 secondi. Secondi di penalità, però con Greco che ha già al limite dei altri 5 secondi di penalità. Sì, ma quei due lì non so. Occhio Bezzi, ah, Bezzi ci prova su Zanotti. Perché in realtà adesso Greco è a... Non è vero, devo stare zitto. E Cialini che è a 16 secondi. Raga, Cialini lo togliamo la gara 2 per cortesia. Ma non ho voglia di vedere Cialini gareggiare. Ho già vinto, basta. Z
Zanotto. Che dai, Zanotto. Ma no, anche no. Borzino ha avuto la peggio. Zanotti alla fine, mi sa. Anche Borzino è andato lunghissimo. Francesco Romeo è il suo primo cut. Francesco Romeo. No, ragazzi, qui c'è un doppio appaiamento praticamente. No, mamma mia. Pezzi che sportella. Di guardo. Mamma mia. Ma cosa? Mamma mia. E Zanotti si rifila dentro. Mamma mia. Però esce meglio Borzi, secondo me. No, non è vero. Non far restare zitto nella vita quando parlo. Bravissimo. Posizioni congelate forse adesso, però piccolo errore Zanotti, di guardo anche. Quella curva lì non riesce mai a uscire in fretta. Vado a un bar con Borzi. Intanto Cialini inizia all'ultimo giro. Cialini, come suggerisce Brutto, che sta girando ascoltando Mozart, calmo. Beh, ormai ha vinto, cosa deve fare? Può fare anche una sosta in box. Sembra che ci sia una safety car all'ultimo giro, però no, perché sia Grecco e Romeo hanno i 5 secondi di penalità per cut. Veri che l'unico anche io di guardo ci sta per provare su Bezzi al cavatappo. Però mamma mia, di guardo cosa non sta facendo. McQueen è il pilota che non ha penalità dei 3 di davanti, quindi a 27 secondi. Errore di guardo. Potrebbe perdere la posizione su Zanotti adesso. Dovrebbe uscire Zanotti più lento. Ha un'abitudine di fare dive, quindi può essere che ci provi in questo sì, curva. Lo fa, si butta dentro e va a prendersi. Tiene anche, complimenti. Wow. Bravissimo. Intanto white flag esposto. Non era un dive leggero, eh. Nel frattempo Landolfi ha superato McQueen. Guarda, può provarci, si sposta all'esterno con tutta la freschezza della sua nuova livrea. La freschezza. Zanotti che frena tardissimo e incrocia di guardo, mamma mia. Che battaglia grande! Ah, 5 secondi di nuovo, siamo a 10 secondi. Per chi? Ecco. No, questa no, Zanotti ha tirato una culata, una facciata alle Intanto Borzi, mamma mia. Oh. Si è infilato dentro mais. Wow. Guarda, è stato tirato fuori. Che cosa sta succedendo? No, ma prima è andato. Da dove è arrivato Bressan? Dal nulla ne è passati 3 in un colpo solo. Sì, ma ne sei neanche molto lì. Tra i 3 litiganti, il quarto gode. Ah, voglia, mamma mia, che botta. Se ne sta dando di santa ragione, mamma mia. Mamma mia, cosa stiamo. Però per di guardo non c'è niente. Per di guardo non è ancora finita. Sì. Cioè, tutto può ancora succedere. Zanotti che potrebbe provarci il è una cavata mobile, ma si butta veramente quasi. No. E invece lo prende. Prende Zanotti. Ma Comunichiamo in diretta a questo punto la penalità almeno di niente, questo è sicuro il dive. Di guardo purtroppo da una fantastica posizione che aveva finisce giù in 14esimo. Non dirlo a Zanotti, poverino, dispiace un po', sì, anche tirato Zanotti via però lui ha perso solo 2 posizioni alla fine, perché comunque c'era un gran distacco tra lui e De Carlo lì. Quindi è un peccato, ma fino a un certo punto. Grande Landolfi, sì, dannazione. Grande Landolfi, P5. Ma adesso c'è un invertito, Sì, primi 6, grid invertito. 6? Sì. Solo? Ah. Yes. No. Tra l'altro sono tutti i piloti penalizzati. Perché Greco finirebbe in quarta posizione. Zanotti ha scritto un commento che invito ad Antonio di leggerselo tra di sé. E quella penalità la diamo subito. Sì, assolutamente. La penalità là ci sta almeno 10 secondi. Mi dite chi è il protagonista di tutto ciò? Non ricordo se era Borzi. Credo fosse Borzi. Era Borzi. Dovrebbe essere Borzi. Quindi vediamo che McQueen sarà pole position, secondo posto Landolfi, terzo posto Veri, quarto posto Romeo, Freddy Vaffanbrodo. Non lo voglio ricordare. Partirà in quinta posizione, Andrea Cerini partirà in sesta posizione e gli altri Pacini nella stessa posizione, Pacini in giù dalla stessa posizione in cui sono adesso. Zanotti, che finale di gara, dispiace un sacco per Zanotti. Belle manovre artistiche, dicono. Dove? Sulla chat ma io consiglierei di non guardare quella chat per ora, perché non si sa mai. Ok,
Sì, infatti. Non si sa mai cosa potrebbe scaturire, diciamo, dalle Io grandi mi ricordo botte. all'AVU sui TM una certa parola, almeno un'imprecazione del signor Veri mandata in Mondovisione. Cerini ha l'auto bianca come i taxi, ma può essere, pilota del giorno Zanotti. Sì, Zanotti è super sfortunato, era davanti Sì. lì allo start. Adesso. Diciamo che io nominerei gruppo di giornata, perché tutti loro in realtà si meritano una, cioè Zanotti, Di Carlo, no, non è vero, De Carlo no, era più indietro, Di Guardo, Borzi, più o meno, Bersanini, Bezzi, sono stati lì, se la sono tirata, quindi GG per loro. Non trovo Zanotti sul server, sul Discord, dico. Ah, strano. Dovrebbe Non è essere in uscito. qualche. No, sul server c'è. Forse non è proprio entrato, non essendoci il suo compagno di squadra. Verstappen, Max Verstappen. Comunque, o Borzio o Bressan, però Bressan mi pare che non No, fosse era Borzì, partente. era Borzì. Infatti. In ogni caso, sottolineiamo, beh, Allora, non ci sarebbe aspetta, neanche bisogno. si stanno un po' chiarendo lì giù, perché Bressan è stato spinto. Ah, da Di Guardo? Scrive in generico e Oh, quindi Bressano era conseguente. davanti. Era Però davanti Bressan Zanotti. ha scritto questo, poi non lo so come sia, perché si stanno spiegando in chat pubblica, quindi forse arriveremmo a una soluzione del caso. Però Vedremo. sì, beh, intanto ricordiamo ai piloti che se vogliono reclamare su certi episodi, ricordiamoci che c'è la sezione protest attiva e pertanto. Certamente. Ok, allora direi di dare un paio di minuti di pausa. Ne approfitto così anch'io per Anch'io, sai? Ci bere. Perfetto, calza a pennello allora. Un paio di minuti di pausa allora e poi ritorniamo sulla griglia di gara vediamo 2. tra poco. A tra Non poco. andate via. While you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
E rieccoci, tornati qui sulle griglie di partenza di gara 2. E... allora, abbiamo in prima posizione Lorenzo McQueen, poi Landolfi, Iveri Romeo, Freddy, Vero Domenico Greco e infine Cialini per quanto riguarda le posizioni invertite, e poi invece tutto il resto così come abbiamo visto nel finale di gara 2. Matteo poi in seguito ci darà anche l'aggiornamento con le penalità della classifica, sì, di gara 1. Le penalità di gara 1, con i 10 secondi Domenico Greco finisce in terza posizione, sfruttando anche i 5 secondi che hanno ricevuto i due piloti di Cube, cioè Romeo e Veri. Quindi la classifica nuova è Cialini che vabbè è lì, McQueen, Romeo secondo, Romeo, okay. Poi abbiamo Freddy terzo, Landolfi quarto, quinto Veri con i 5 secondi e chiude Lorenzo McQueen in sesta posizione. Qui il resto, intanto si accendono i semafori, 5-6 allo spegnimento, McQueen sulla testa e via 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 si parte per gara 2. Scattano tutti in modo regolare, nessuno stallo, sì, in partenza. Cerchiamo la telecamera con l'angolatura migliore, eccola qui. Attenzione, la parte finale del gruppo in 4 e si beccano. Urca, urca, oh, sì. Safety, sì. Safety, safety, safety. Okay. Inevitabile, un incidente che andrebbe poi visto nella assolutamente sua. Ricordiamo che ovviamente i piloti possono fare protest. Sì. Però diciamo che purtroppo è con molti... Oh, intanto Zanotti era fermo in mezzo al tracciato e ha quittato. Tanto invitiamo alla regia di fare un recovery vettura. Yes. Tanto vado in giro con la free camera. Intanto grazie per il follow, Hilary Ellison. Spero di aver letto bene, ho visto un attimo di sfuggito il nome lì nell'alert. Ok, ci dispiace per Zanotti che quanto pare ha avuto un altro contatto. Vabbè, qui allo start. Ah, no, il cavatappi, no! L'hanno perso? Sì, sì, Gallicchio, sì, sì. Con... dannazione, no! Sotto safety, come l'hanno potuta perdere? Non ho idea. E l'ha persa di nuovo Gallicchio. Gallicchio con Borzì anche. Ma è esposta la safety? Sì, sì, è esposta, è esposta. Sì, sì, io la vedo. Se non parto però magari... Credo avessero gomme sporche o qualcosa del genere, perché l'hanno perso entrambi sulla sinistra, lì al cavatappi. Non me lo cosa so strana spiegare. Che non, perché non l'hanno neppure perso durante la gara lì. Sì, sicuramente... Ok, intanto vediamo la safety car sulla testa del gruppo con posizioni praticamente invariate lì davanti, se non per Freddy che è scivolato in decima posizione, non sappiamo esattamente come. Ma perché a lui piacciono le rimonte, non vi preoccupate, fa solo finta, è lì perché è bello. Diamo in dislap, se magari rallenti sì, appena... un po' Xeno. No, aspetta che c'è ancora Borgialli, che un po' di... Borgialli, no? Borgialli? No, Borzì. Lascia stare, Matteo, sono cieco. Non ho gli occhi. Ah, Leonardo ha preso Bersanini, penso che abbia preso di guardo, sai? Sempre sotto. Che faccio, la do in dislap? Non ancora... Non vale, ci sono sì, ancora, sì, sì, dai, dalla. Ok. Volevo segnalare, visto che parliamo, che Twitch ci ha bloccato un commento di signor Brutto. Ah, bene. Più o meno l'ha sospeso, siamo noi che dobbiamo dargli la consenti, se vogliamo la pubblicazione in... Non saprei, non l'ho visto, quindi non me la rischio, intanto Xeno la perde lì nella ghiaia. Tokyo Drift, solo che mi sono dimenticato di avere il controllo di azione acceso. Quindi fai il return non... automatico perché sono arrivati gli altri. Ok, McQueen sulla testa, ultima curva di questo giro di reset e si riparte. Dà molto bene lo strappo, stacca subito Landolfi, diamo un occhio però dietro. Qualcuno non è ancora riallineato la safety? Ma Correa si è spinnato dopo, sai? Sì,
L'ho visto sul rosso dopo, è stato un attimo un problema. L'ho pensato anch'io, ma... Intanto curva 1 sembra tutto regolare. Sì, c'è Gallus che ha superato anche Francesco Di Guardo. Intanto una vettura a muro, credo sia proprio Di Ecco Guardo. qua. Non so come sia successo. È andato a sbattere abbastanza violentemente lì. No. Tra l'altro Spero la che sera. sia bene. Comunque rimaniamo qui sulla testa per il momento. Beh, Comunque direi a questo punto facciamo sempre partenze lanciate così evitiamo evitiamo. disastri. Di guardo ha preso Correa. O Correa ha preso Di guardo, Ma Di uno dei Guardo l'ha due. sbinnato ed è finito dietro. Sì, no, ma dopo, adesso, si sono prese. Non so come, ma si sono prese. È un Wow. po' un dispiacere, eh? Però va bene, si fa anche così, insomma. Intanto vediamo se Vabbè. Chain riuscirà a sovravanzare subito. Ha avuto vita facile con Greco che credo l'abbia persa Ah, lì. Ah, cavatappi. Di nuovo il Correa. sì, al cavatappi di Guardo. Però forse si è di nuovo preso con Correa, non vorrei dire. Curva 1 tutta regolare, uguale, esplode Di Guardo, no? Bad. Andrea Cerini e Romeo. Si Sì, sono presi, anche forse Veri e avranno Landolfi. fatto un po' di Veri si prova mappe. all'interno. Desiste. Però la traiettoria è Mamma più mia. interna adesso, ma non frutta in questo modo. Bezzi, Bezzi! Ah, questo qui è... Ok, sì, ok. What? C'è Freddy che sta... Che barba! Questa è l'ultima volta che mi fai un gioco, uno scherzo del genere, eh? Io te lo sto dicendo qui e ora. No, non so se mi senti, non mi interessa, ma la prossima volta che fai una cosa del genere, adesso che ci sono le interviste te lo dico di nuovo in faccia, la prossima volta che fai diverso, ti La chiamano lacero Freddy e le basta. Adesso braccia. si chiama Infatti, Freddy. adesso lo chiamerò Freddy, anzi. Freddy Mi viene voglia di Mercury. chiamarlo come hai presente gli animatronici di FNAF, Five Nights at Freddy's, ecco, uguale. Freddy Fazbear lo chiamiamo. Lo chiamavano Freddy Fazbear. Freddy! No, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa. Bravo! Ui! Io sto La seguendo qui Kinder! davanti La con. Kinder, no! La sbina si porta dietro anche qualcuno. Aia, al cavatappi, adesso Mamma dovrà far mia. passare tutto il Sì. gruppo lì e c'è di nuovo Gallicchio che l'ho visto Oh, saltare un po'. Callizio, sto giro è sfortunatissimo, eh. Ma Sta sempre gara questo dovrà veramente perdere. anonima per Gallicchio. Comunque rimaniamo lì Andata. davanti perché guardate un po' Romeo e Landolfi e Landolfi. dietro, subito dietro c'è Cialini. Vediamo se si riesce ad infilare lì magari mettendosi sulla stessa traiettoria di Landolfi, di scusate, di Romeo. Ti sei autocensurato? Nah, Bip. no, non si chiama così. Prova all'esterno adesso Cialini. Però niente, incrocio sull'interno con pura classe in stile Cialini va a prendersi la terza posizione. Bel sorpasso, veramente bel sorpasso, sempre super corretto Andrea. Intanto Beh, sì. si infila anche Veri su Landolfi. Oh! Dietro c'è Freddy che l'ho visto scodare in modo Greco! un po' Tutto strano. bene? Greco, tutto bene? Greco, a volte guida un po' come se fosse, diciamo, un po'... Oh! I Bezzi di nuovo, eh! Cavatappi, Ragazzi, di ah, nuovo cavolo. una frenata, però si ferma al lato. Sì, Ha lo sta messo la aspettando. neutra, non capisco Vuole far niente. passare Freddy. Carro Correa ha deciso di Che errore di andarsene. infrenata. Capiremo il motivo. Dai, era lì ultimo da solo Kevin praticamente. Magnussen, anche lui, via. Sì, Poi ci tutto il saranno da team. investigare. Allora, ecco, l'altra volta era Activia il team, adesso è Rocket. Activia, vero? Sì, Activia era con Con le i. Jordan. No, Esatto. Ne sei sicuro? Non fosse l'Activia con era con a le Mosca. Praga? No, era sulle Jordan Activia. Volò. Intanto quasi un 3-wide qui con De Carlo, Borzì e Freddy. Abbastanza Madre di tutti, dai. pulito.
Mi dispiace proprio di guardo perché sta girando praticamente da solo. Mi dispiacere perché ha fatto così bene una gara 1. Freddy dentro su De Carlo. E De Carlo va anche bello largo. Sì. Si e è trovato un Freddy selvatico all'interno curva, non ha potuto chiudere. Ma Betsy non è che fa queste cose perché là. Ah, ma non era Betsy che... Sì, sì, era Betsy, era Betsy che ha tirato fuori Freddy. Ah, ok. No, potrebbe essere che laghi, eh? Così, super. Non lo so, sinceramente. De Carlo, calmati, che c'è l'erba fuori che ti fai male. Tanto Cialini commette il primo cut della giornata. No. Eh sì, in rimonta. Ci vuole sempre, intanto, Freddy, bumper run in uscita su Borzini. A me, di Freddy, di... non di Freddy, che due scatole. Di... vedi che è proprio confondente, dannazione, mannaggia. A noi di Cialini ce ne frega niente, perché tanto vincerà di nuovo e va bene, ma chi serve, non lo copriamo manco più ormai, guarda. Vabbè, guarda, siamo adesso a 2 secondi e 6 da McQueen. Intanto Freddy, strano perché vuole sorpassare, però da sempre quel bumper run che alla fine non gli permette di sorpassarlo sul rettilineo. Vabbè, però i conetti no. E Freddy all'interno adesso su Borzì. Vediamo se riesce a passare adesso. Porca che botta che gli ha tirato. Vabbè, lì in realtà è lui che ha chiuso un po' tanto presto. Vabbè, da solo. La sabbia, non l'erba. Sì, la sabbia. Vabbè, è quello che è, insomma, è sempre roba che rallenta, fastidiosissima. Oh, meglio quella che le strisce adesive del Paul Ricard. Però sparto, dammi metà. Vabbè, Paul Ricard. Sì, ma Paul Ricard, quella roba lì è pericolosa solo se se stai frenando. Ma no, al Paul Ricard sono pericolose il muro di gomme. No, per niente. Ma chi te l'ha mai... Ma no, ma dove l'hai presa questa informazione falsissima? Beh, chiediamo a Gabriele Marino se... Ma scusate, ma voi me lo ricordate il twerk che ha fatto l'Alfa Tauri di Tsunoda quando è passata con i freni tirati violentissimi sulle... Sulle cose del Paul Ricard? Era bellissimo, l'ha persa e l'hai visto proprio l'intera macchina, era bellissimo. E sono piccole cose per che... muro di gomme, penso si riferisse alla versione del simulatore. Sì, nella versione short del Paul Ricard, nella versione short, sì, sì. Mettono i muri di gomme, cioè i cilindri tra virgolette, che però sono fatti di muratura praticamente nel gioco. L'anno prossimo, no? La Formula 1 corre in Francia, ma ha Le Castellet, ma è sempre il Paul Ricard alla fine, è uguale. Eh sì, è uguale, cambia solo il nome del tracciato, ma lo si chiama... Ma cioè, non cambia, però si è sempre chiamato Le Castellet, in realtà. Ha capito, ma a Moma lo chiamano Castellet, lo chiamavano sempre Paul Ricard, ma non ti ha dato fuori... No, al proprietario... Occhio Salini, l'incrocio su Francesco Romeo, si verranno appagati in curva 6. Parlerà Romeo, ciao. Lo sappiamo, ciao, ecco, vedi? Wow, che novità. Non è più divertente, Cialini, basta. Dai, è sempre uno spettacolo da vedere Cialini. Sì, perché Cialini è... Immaginatevi la Formula 1 qui. Per Romeo non ci è andato. Cialini fuori. Cialini, ad esempio, avrà tanto lavoro da fare. Sì. Anche perché Cialini è correttissimo e aspetta che passino tutti quanti. E darei subito a... Beh, questa è perché gliel'ho buffata io, che gli ho detto... ma perché il soldato non c'ha più niente da fare? Vedi? Chi è il protagonista? Era Romeo, se non sbaglio. Puoi venire a trovarmi sotto casa con un pugno da pugile e tirarmi un ceffone. E i pugni no, perché fa male, però il ceffone non lo puoi. Ovviamente, no, ovviamente sottolineiamo che noi la penalità la diamo in gara quando vediamo l'episodio, ovviamente siamo sicuri dell'accaduto. Esatto. Quindi non è una cosa solo perché Cialini. Abbiamo fatto prima con Zanotti, lo facciamo adesso anche con Cialini. Abbiamo visto qualcuno prenderlo da dietro. Ti ricordi l'evento delle NASCAR a Daytona? Esatto, sì. Quando Guidotti fu sanzionato immediatamente con il 3-2 penalty. Sì, esatto. Dove c'era l'intervento su Borghi. Su Borghi. Esatto. Brighenti era andato a rivedersi il replay, sì, e lui, ciao. 3-2 penalty. Romeo si becca. McQueen, zitto, muro, si è fatto la pole position, è rimasto lì. L'unico che è rimasto nella stessa posizione in cui è partito all'inizio di gara 2. Sì. Cioè dei primi 6. Quindi GG, complimenti. Adesso con i due compagni di squadra dietro avrà anche vita più facile, quindi
Ma dietro Cialini si avvicina a Parigi e Landolfi che stanno... voleva provare ad affiancarsi lì, però non so come sarebbe finita. Ti ha cavato a pin 3. Intanto chiedo ad Antonio di confermare se 5 o 10. Prima abbiamo dato 10, no? Sì. Quindi 10. Ok, quindi... Intanto Cialini adesso è un po' bloccato dietro Parigi e Landolfi, che sono in lotta tra loro. Prende proprio per bene la scia e... Sì, qui un po' si sente, infatti si avvicina parecchio, però è costretto a prendere l'esterno. Complimenti al tocco leggero di Romeo su Cialini, delicatissimo, ci dicono in chat. Chiude un po' troppo qui Cialini. Ma Cialini è parecchio arrabbiato, cioè adesso mi sembra molto determinato. Mi è arrivata la comunicazione... In realtà l'ho vista. Strano. Intanto Veri sta attaccando Romeo, scusate, sta attaccando Veri. È scritto in chat. E non c'è come swap di posizioni. Che dispiacere, guarda, per il riguardo. Che però se la sta facendo leggero arrivo. Beh, dai. Ok, adesso aia, sono fatto male perché sono molto furbo. E Barry è anche vicino a Romeo. Mamma mia, quando arrivano al cavatabbi c'è sempre un attimo di... Tecnicamente c'era da darla anche a Betsy là per l'entrata su, però lì ha lasciato la posizione, quindi se l'ha autoscontata. Quindi specifichiamo questa cosa per chi non ricorda. Betsy che ha tamponato Freddy, ecco, volevo chiamarlo col nome originale di oggi. Io? Sì. È un fastidio maledetto. Però appunto, avendo restituito la posizione... Verrei bannato da Spartan per questa cosa. Te lo dico. Così non ti viene in mente ricordo di nuovo. Occhio a Cialini, adesso è arrivato di nuovo su Landolfi. Vediamo un po' come evolve la situazione qui dietro. C'è anche Pablo Mores su Parigi. Quindi due potenziali battaglie adesso in gioco. Romeo intanto sembra avere molto più passo del compagno di squadra Barry. Gli ha dato un secondo e quattro in un giro, quindi sta scappando via. E sta cercando di prendere il margine per scontare la penalità. Ah sì. Anche se 10 secondi attualmente sarebbe nono, ottavo, nono. Poi bisogna vedere, siamo oltre già a metà gara, quindi vedere un po' il ritmo degli altri piloti o eventuali altri. Sì, poi considero qui dietro sono in lotta, quindi no, ma poi anche i secondi per i cut ancora non. Però Pablo prende Parigi. Però diciamo che di candidati per i più 5 dei cut, cioè tipo Burzi, c'è McQueen, c'è Di Guardo, Cialini, De Carlo, cioè quindi diciamo che c'è una bella lista di piloti. La chat è qualcosa di fantastico, brutto veramente, sei fantastico, sei la chat veramente... Lì è l'anima della chat. L'anima della chat. Ecco. Cialini è pronto a lanciare l'istantino di Padre Pio sull'1-8 posteriore di Landolfi. È magnifico. Non so da dove le tiri fuori queste perle, però... Andrebbe la scritta. Occhio Cialini, potrebbe provare all'interno adesso. Costretto a alzare il piede. Magari avrà un'uscita migliore adesso, però di nuovo costretto ad alzare il piede in uscita perché si è trovato piantato davanti. Prende l'interno adesso della Cialini. Vediamo in staccata molto profonda, molto ritardata, e va a prendersi la posizione. Impossibile l'incrocio per Landolfi. E quindi adesso Cialini si mette a caccia di Pacini. Per completare la rima, sempre che Landolfi non decida di fare un dive adesso. In stile Romeo. Tanto Romeo sta andando a fare i suoi migliori parziali, comunque sui tempi migliori, 34.2 contro i 28.8 anche al T2. Tutto sommato Romeo sta cercando di andare a crearsi immagine per scontare la penalità. Perdere meno posizioni possibili. Attualmente sarebbe sesto addirittura Romeo.
ah, sì, scontare la meta in queste condizioni. Quindi danno, beh, sarebbe dietro Cialini praticamente adesso. Sì, esatto, quindi bisogna Cialini che adesso è in scia a Pacini, quindi vediamo un po' se riesce, lagga un po' Pacini, ho visto tirare qualche metro indietro la macchina così a caso, però sta di fatto che... più di pacchetti. Io ho deciso di fare il portatore di... da quest... allora, da adesso in poi io sarò il portatore di notizie di Formula 1, chiaro? Perfetto. Matteo Bocchi. Dato che non riesco a fare altro, nei momenti di morte, così, un po'... Wow! Oh, che scodata! Ok, niente, sto zitto perché non è il momento, ma ragazzi... Wow, ragazzi. Hai detto che sono inutile, ma... No, allora... Tua dichiarazione spontanea, sia chiaro. Cos'è? Tua dichiarazione spontanea. Sì, no, infatti nessuno me l'ha detto, nessuno mi dice nulla, però diciamo che sono in grado di leggere la stanza, la chiamiamola così. Allora, diciamo che Ferrari, Formula 1, la Power Unit super, super leggera, quindi apparentemente Ferrari sta lavorando a una Power Unit un po' più leggera, che ha però guadagnato i cavalli che aveva, tra virgolette, perso dopo il... la controversia con la FIA. Sì. Va bene, sorvoliamo. Renault, scusate, Alpine, no, Renault, perché i motori comunque li risultano Renault, è riuscita, dicono che la Power Unit di Renault mancava di circa 35 cavalli, al meglio, e per il 2022 stanno cercando una Power Unit completamente nuova, l'hanno già creata, non solo per il carburante, ma anche per dei risultati nuovi. Sembra che dal banco di prova sia il motore Ferrari che il motore Alpine, Renault, scusate, siano all'altezza di Mercedes e Red Bull, perché ricordiamo che Honda se n'è andata, ma diciamo Red Bull ha comprato la proprietà intellettuale. La sezione motori, cosa? La proprietà intellettuale praticamente sul motore. E di conseguenza praticamente come se si fosse comprata gli 8 schiavi giapponesi che lavoravano nel motore e ha detto voi un siete un po' niente. Meno deciso la prossima volta. Va bene, andiamo avanti. Beh, si fattura a casa sua, cioè io... Ma tanto con tutti i soldi che gli danno, schiavi o non schiavi, gli pagano, cioè schiavi proprio per niente. No, parliamo di Twitch, però vabbè. Eh? Tombolo. No, ma comunque, cioè, nel senso, non è che sia... I ragazzi di Honda, i signori giapponesi di Honda, ecco, mettiamola così, mentre Boris si prende 5 secondi per cutting, complimenti, lavoreranno tranquillamente con sottonome Red Bull. Ma appunto abbiamo detto che il motore Alpine sembra in buona posizione. Per di più ci sono dei rumor nel paddock che dicono che due team siano riusciti a fare un po' quello che aveva fatto Brown GP nel 2009. Quindi trovato qualche sottospecie di modo per far andare la macchina super veloce. E questi due team sarebbero? Beh, Ferrari Alpine, quindi vedi un po'. E diciamo che oggi, proprio oggi, ho visto sull'Instagram di una ragazza di Formula E, Formula W, che è spagnola, giustamente, un bravo Fernando, cioè, 2022 Belen? World Champion. Ecco, quindi Belen secondo Garcia. Me, forse Garcia. Ok, l'abbiamo lei che scrive su Instagram. Per chi volesse, andasse a seguire l'intervista registrata su Vroom, Vroom Karting mm-hmm. Magazine, qui su YouTube. Interessantissimo, qui su YouTube siamo su Twitch, grazie. Lì sì. Per chi guarda il replay su YouTube, qui su YouTube. Sì, altrimenti. Giusto. Tanto Freddy la stava perdendo. Occhio. Allora, approfitto un attimo per lo stacco sulla tua disquisizione sui motori. Per leggere un paio di commenti nella chat. A Ford Italia, ricambi. Piace questa competizione, concordo. Poi c'è Anto in Matte 2.0 che non ho capito, forse era riferito a qualche cosa che diciamo in quel momento, però adesso non mi viene in mente. Poi c'è da parte di Brutto, Cialini durante il sorpasso gli ho pure rigato l'auto. Ok. Fine gara, CID. Cialini prossima gara con la Lada contro le Formula 1 Hybrid. Sì. Mi sembra giusto. Sì, basta, allora va bene così. Cialini ha dimezzato lo svantaggio da Vieri. Da sì. Vieri. Adesso Vieri, è attaccato proprio Cialini. Mamma mia. E subito dopo c'è Romeo. Ha recuperato 4 secondi in quanto?
se dovesse vincere Ferrari il campionato mondiale, ci sarebbe in teoria una grandissima battaglia tra Ferrari e Alpine, sempre che i vantaggi che si sono trovati o siano gli stessi, di conseguenza che entrambe siano sugli stessi tempi, oppure mentre Pablo avrà perso la macchina e avrà preso insieme anche, non ho voglia di dire il suo nome perché non mi viene in mente, perché mi dà fastidio, e quindi Parigi si ritrova lì in mezzo in questa grandissima battaglia. Però sarebbe interessante vedere Carlos Sainz e Leclerc. Occhio sale intanto su Veri, passa in scioltezza. Come avevo predetto. Romeo è a 2 su 3 di Kat, quindi occhio. Allora, sicuramente sarebbe interessante vedere Ocon combattere per un mondiale, perché secondo me il ragazzo di fegato ne ha, e anche di bravura. Anche Alonso di bravura ne ha molta e l'ha fatto sempre vedere. No, certo. Però quasi prima, diciamo, corona. Un Sainz e un Leclerc, io campione del mondo, vedere. Io che non sono mai stato un fan Ferrari, Beh, non basta che non si tirino fuori a vicenda. No, non penso, però penso che comunque Carlo sia uno che se gli dai fastidio te lo dice in modo molto aperto in radio. Infatti, se vi ricordate in Jeddah, sì, un attimo un momento in cui sono stati superati l'uno dall'altro e hanno detto: ah, devi darmi la posizione, bla bla bla. E infatti poi alla fine gli è rimasta. Intanto Freddy passa. Parigi, wow, che si ributta all'interno, la prende in scioltezza. Mamma mia. Wow. Non si aspettava più l'attacco lì, immagino. Freddy. Cialini sorpreso col cruise control. Sorpassa col cruise. No, vabbè. Sì, no, stasera c'è una chat molto interattiva. Mi piace questa cosa. È una live molto, molto interattiva. Quindi, per voi che guardate su YouTube, smettete, cosa fate la sera? Smettete di stare insieme a guardare film la sera con la vostra famiglia. È più divertente vedere tutti insieme le quattro scemenze che diciamo io, Andrea. No, le quattro scemenze che dico io, le cose storiche sui tracciati che dice Matteo, gli inside joke dei tracciati stessi che dice Matteo, e diciamo il grande commento di Antonio, che è sempre un po' quindi smettete di guardarle su YouTube, cioè no, calma, guardatele. Occhio anche Betz intanto su Gallus, però si infila dentro anche Bressan. Mamma mia, sono in tre adesso qui dietro, quindi bella lotta per il finale probabilmente. Prima di chiudere il collegamento bisogna dire anche un'altra cosa, che è storico che una vettura a produzione totalmente elettrica abbia vinto una gara di tappa al Dakar. Interessante. Audi totalmente elettrica ha vinto nella categoria auto. Chi la guidava? Secondo lei chi può essere il vincitore? Sainz. Bravo. Sì. Allora ragazzi, c'è da dire però che Carlos Sainz ha preso una penalità per exceeding track limits. Carlos Sainz? Alla Dakar. Ah. Certo. What? No, era un... un articolo preso da Flop Gear, che è una pagina Instagram. Mi sembrava strano. È una pagina Instagram molto, molto interessante. No, perché alla prima tappa, a causa del roadbook, ha perso 2 ore. Bello. Ah, intanto Steve ci scrive che Nicolo Gallicchio, suo fratello. E Matteo De Carlo. De Carlo, scusate. De Carlo che si fa da parte perché penso che abbia fatto. Guardo che viene gentilmente tappato da. Da De Carlo. Quindi adesso sarà una battaglia tra Di Guardo e De Carlo, tra Di e De, è in corso per Trafra. No, ecco, Di a da. Questa proprio no, da solo mi tirerei un martello in testa. Dai Galicchio, facci sognare, fai sognare anche tuo fratello qui in chat. Dai, è Nico. Che brutto che hai detto la stessa cosa che ho detto io. Oh, brutto, ci siamo letti il cervello. Dimmi, ti sentirà un po' dopo rispetto a quando l'ha scritto, però. Rispetto a quando l'ha scritto lui, effettivamente l'ha detto nello stesso esatto momento. L'ho detto nell'esatto momento in cui tu l'hai scritto. Dai. Oh, ma io oggi do nomi a caso. Ecco. C'è chi dà i numeri e chi dà i nomi. Io ho proprio una banca.
Avete presente quando i rapper americani fanno quella roba con le pistole che sparano banconote? Ecco, io così coi nomi proprio. Lorenzo, Lucia, Freddy. Che diavolo? Vabbè. Don Rodrigo. No. Comunque, Rodrigo. In questo momento le uniche due penalità assegnate per gara 2 sono i 5 secondi bordi per cut e Romeo i 10 secondi per l'incidente. Ti guardo lungo, ma anche De Carli è andato lungo. 5 secondi a chi? A Borzi per i cut. Ok. Telepatia è simpatico. Oh, sì, nel tuo caso brutto sì, è così, perché sei veramente simpatico. Sei una chat veramente simpatico. Lorenzo McQueen inizia l'ultimo giro di questa gara. Oh, McQueen io lo voglio tra più di giornata, eh. Cioè, è già il primo, quindi. quindi ce l'hai comunque. Sì, ma... Ah, no, ti guardo! Intanto Romeo per il momento classifica così, alla mano, finirebbe quinto. Io farei un F in chat per tutte le persone che hanno fatto il miglior giro in gara. Anziché in qualifica che hanno fatto il personal best in gara e non in qualifica. F, vi capisco. Eccolo che passa di nuovo, di guardo che ci prova, lungo stacco su De Carli, vediamo se riesce a chiudere la curva senza chiudergli troppo in faccia, e riesce, porta a casa il sorpasso. Ecco, e poi Marco di Pacini, Freddy e Pablo Mares, che sono molto vicini tra loro, l'unico gruppo praticamente compatto in questo momento. In caso White Flag già esposta, quindi Lorenzo McQueen sta andando a vincere, affrontare adesso la penultima curva, andando un po' felice sull'acceleratore, infatti toccando un po' di sabbia, ma lui cosa gli è, frega tanto. Basta che non la spinne l'ultimo giro, ma quelle attrazioni anteriori sono difficili da spinnare. Puoi festeggiare, McQueen, puoi festeggiare perché hai vinto il Gran Premio di Laguna Seca con la meravigliosa Ford Focus, non so come si chiami, se sia un RS o meno, ma bravissimo lo stesso. Intanto, cos'è successo, Romeo? Cos'è successo, Romeo? Ha lasciato passare Cialini sul traguardo? Romeo. Finito la benzina? Finito la benzina? Non mi dire. Perché questo Cialini sarebbe... è secondo, Romeo è terzo e quarto è Veri. Cosa è successo lì dietro? In quinta posizione conclude Landolfi, poi Freddy. Romeo sta continuando a camminare? Romeo, no, i box. Ok, quindi benzina. No, perché non vorrei che avesse pensato di cedere la posizione a Cialini. Non ho idea, sinceramente. Intanto Pablo Mares ha da dire su qualcuno. Su chi? Va bene. Non lo so. Con Pacini ce l'ha. Pacini che ha concluso in settima posizione. Poi ottava Parigi, nono appunto Pablo Mares, decimo Gallus, poi Bezzi, Bressan, Borzi, Gallicchio, 14ª posizione, quindi alla fine conclude in ogni caso davanti a Di Guardo e De Carlo, che sono in 15ª e 16ª posizione. Allora, e poi ritirati Kevin Magnussen, Correa, Zanotti e Nadir Xano. Vabbè, io sono uscito adesso. Sì, giusto. Sulla safety, non è che... Allora, io prima di andare, perché purtroppo ho un impegno adesso, un'altra live a cui partecipare. Di Cinarelli, apparentemente. Volevo dire, grazie a tutti quanti per la serata, è stato veramente fantastico, siete un pubblico meraviglioso, soprattutto grazie ai piloti che hanno fatto questa sera, hanno deciso di gareggiare insieme a noi. Grazie a chi guarderà questa live in differita, anche su YouTube, quindi complimenti a voi che la vedrete tra probabilmente 3 mesi e mezzo, considerando quanto siamo bravi e veloci a ricaricare le live su YouTube. E niente, complimenti a tutti quanti, bisognerà investigare alcune cose, come sempre, d'altronde, perché c'è sempre qualche mossa un po' particolare, ma ricordiamoci che insieme si migliora, quindi non ve la prendete troppo sul personale, le cose capitano. E niente. Ok, ciao Nadir, grazie per la tua magnifica chiusura. Noi con il pubblico invece ci vediamo tra qualche minuto per le interviste finali ai due podi, insomma. Quindi rimanete con noi, 5 minuti e siamo di nuovo live. A tra poco. A tra poco. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and
always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Ok, rieccoci tornati per l'intervista. Siamo qui con i due podi, gara 1 e gara 2. E niente, quindi lascio come al solito la parola al collaudato Matteo, direttore di gara, adesso anche intervistatore, per l'intervista. Attivo. Grazie Anto. Allora, iniziamo subito con il terzo classificato in gara 2, perché il signor Veri in gara 1 in realtà sul traguardo è arrivato terzo, ma i cat non l'hanno perdonato e quindi forse potrei fare un protest per un cat, ma non so se sono 3 o 4, ma... A parte che con questa voce a di poco rauca forse vabbè, mi dissocio, non ce l'ho, quindi no! Esiste anche il raffreddore comune, signori, sì. Comunque no, esiste la superfibra. comunque vabbè. C'è stato molto gioco di squadra sia in gara 1 che in gara 2. Non avevo lo stesso passo di McQueen o Romeo, quindi ho lasciato andare Romeo. Poi su McQueen eravamo un attimo indecisi, perché poi succedeva il casino dietro, poi ci siamo un po' esplosi tutti, quindi niente. Beh, gara 2 invece siete esplosi definitivamente. Sì. Gara 2 invece, ma anche lì si poteva far meglio, ma non avevo abbastanza, quel mezzo secondo diciamo di passo mi poteva aiutare, tutto lì. Ok, grazie signor Stocchi. Non si figuri, si figuri. Bene, passiamo a questo punto proprio al signor Romeo. Buonasera, buonasera. Secondo in gara 2. E poi gara 2. Attenzione in gara 2. Allora, gara 2, commento a caldo, se l'è meritato, no, scherzo, chiaramente,
ho preso bene la mira e quindi è andata così. Contro perfetto. Ma è stata perfetta anche la parete in secondi. Ha segnato dopo... Sì, sì, dopo circa due curve. Manco l'investigazione secca, vista in diretta TV, beh allora... Come gara 1 per Borzì, che anche lì si misò platealmente e quindi sanzione data in diretta. Allora, guardi, entrare con ordine, quindi partire da gara 1, una gara dove ho fatto anche un paio di errori per quasi tutti i giri ogni tanto. E avevo... riuscivo a perdere non troppo da Cialini in alcuni frangenti, però poi se n'è andato 10 secondi, 11 quanti erano, poi niente. 15 alla fine. Sì, vabbè. avevo un'altra macchina, aveva forse quella per gli hot lap. Avevo la Fuca. Quella da 700 cavalli aveva. La Ford da 700 cavalli, versione non junior. Io prossima volta voglio controllare, sì, appunto io... la versione se è giusta, non è possibile. Poi... ha fatto i trucchetti nei file, quelle cose lì. Ho dato pure il setup, ma non puoi di niente. Vabbè. Comunque poi ho preso anch'io la mia penalità con i cat, che per fortuna grazie a Greco che ne ha preso un'altra oltre alla precedente, ne aveva avuto 10 secondi, quindi sì. Mi ha permesso, questo è d'altro. Sempre nel cuore mio. Sempre. Nella chat si hanno letto Nuvo Spazzaneve. Date a quest'uomo una pala. Commento da brutto 79. Sì, ma anche il fatto che Romeo ha il santino di Lorenzo sul cruscotto con scritto pensa a me, cioè, quindi... non entriamo nei particolari, poi ci sono cose compromettenti, come dice un vecchio saggio, non c'è fine al peggio. Oddio. Niente, poi gara 2, dico, è successo quello che è successo, per il resto niente di troppo eclatante da segnalare. Bene, danke. Beh, a questo punto passiamo al signor Freddy, che sta creando un po' di scompiglio il suo nome. Sì. Sono state anche scommesse clandestine. Addirittura. Gente che bene, ha scommesso 100 euro che non eri te, zac. La miseria. Allora dopo facciamo 50-50 col vincitore. sì, mi sono auto-eletto Freddy. Perché? Perché diciamo che ho un Freddy dentro il cuore, che è Mercury. Ah, ok. Allora, ho fatto bene a chiamarti Freddy Mercury durante la gara. Benissimo, proprio azzeccato. Sempre nel cuore Mercury. Poi c'è anche Kruger, ma quello lì è quello di Nightmare, ma non c'entra niente. Niente, che dire, stasera Andrea ha fatto l'animale, come ogni tanto si sveglia a fare l'animale. Mi ha dato questi 3-4 decimi, aveva di passo gara in più, e quindi tutto meritato, la vittoria, il tempo, bravo lui, e mi sono divertito, belle le macchine, divertente le bagarre, ci siamo divertiti, ci siamo tamponati, sportellati un po' tutti. E questo, diciamo, è il genere di gare che piace fare a me. Niente, poi per il resto top GG. Do la parola. Do la parola a Lorenzo McQueen. Quindi, signor Lorenzo, Purtroppo è crashato. Ah, quindi presumo che non stia neanche rientrato. Sì, c'è. Lo portiamo dietro. Eccoci qua con Lorenzo McQueen alle interviste. Quindi chiediamo Lorenzo, parlaci un po' di questa gara, va? È andata tutto sommato bene, sono stato tutto il tempo da solo in solitaria. Ringrazio Francesco Romeo perché non credo di avere il passo di Cialini. Quindi... Per Ari Master Blan è all'opera. Che gioco di squadra, signore.
Se non avessi fatto quello che ha fatto, non sarei rimasto in prima posizione per tanto tempo. Visto che Cialini era quasi un secondo più veloce di me in ogni giro. E quindi... Però... Grazie, grazie. Magari ce la saremmo giocata. Beh, o magari ti cannonava lui, non so, non si può salvare. C'è da dire una cosa. C'è da dire una cosa, che Lorenzo in gara 1 con le... senza le penalità è arrivato sesto a causa dell'incidente che il signor Veri ha deciso di procreare. Ma lui mi sa che creare. Hanno... No, 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 Ale l'ha visto. L'incidente non mi ricordo. Lì. No, no, al no, l'hanno perso da solo, il mio per conto suo. Una a destra, l'altra a sì, sì, allora, io l'ho persa perché avevo il cut e non volevo prendere penalità. E mi sono spinnato, e ho frenato e ho spinnato. Io ho visto Romeo e l'ho replicato, quindi... Ah no, io sono passato in mezzo a caso. Appunto, volevo vedere il signor Veri. No, 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 sono proprio passato in mezzo e ho detto, raga, ma che cazzo fai? Tutto lì. Come Mosè. Esatto. Però grazie a quella manovra... Però grazie a quella manovra, Lorenzo è potuto perdere in pole in gara 2. Eh sì, questo mi ha portato un vantaggio. La strategia di marketing. Esatto. Quindi... Guarda caso, sempre grazie a me, non per dire, però dico. Se non ci fosse Romeo bisognerebbe inventarlo, ragazzi. Mamma mia. Vabbè, con Romeo ci ricordiamo anche avventure epiche con la Formula 3. Mm-hmm. Lasciamo. 2020. Quindi. Lasciamo perdere. Ma avete visto Davide o Zatti? In chat. In chat, ah, in chat. Ma no, ha girato stasera, no? No. So, classico. Ma il martedì spesso non c'è, quindi o perlomeno c'è più tardi, quindi allora, un saluto dalla regia al Zatti. Zatti nazionale. Intanto grazie a Riccardo Parigi che ha iniziato a seguirci. Appena uscito dalla macchina subito. Grazie Riccardo. Quindi Lorenzo, hai qualcos'altro da aggiungere? No dai, il prossimo evento qual è? Lo trovi? Aspetta, no, c'è scritto, non è che... No vabbè, lo ricordiamo anche qui in chat. A Portimao con la Formula 3. Ah, e non ci posso, non posso mancare, non posso mancare. Formula 3 però è la vecchia prova. Formula E. Oh, è la Formula 3, scusami. What? È quella del vecchio campionato europeo. Quindi quella che ha il motorino. Race Department. Quindi la non F317. F317. Ah, esci sta mod, dai. Tra l'altro, con quella vettura, se non mi ricordo male, il signor Cialini avevamo fatto un evento a Sebring. Sì. E c'erano Romeo, c'era... Può essere. Può essere, certo. Sì. A me interessa anche il kart 125 shifter, eh? Quello. No. Che l'hanno aggiornato sta mod, sì. Si può provare. Tra l'altro hanno rilasciato anche la mod di Okayama Kart. Io riproporrei comunque il Formula Student, che mi era simpatica. Sì, è vero. Non sono in università, quindi... No, quello sarebbe bello fare un campionato parallelo alla Formula 1. Ah, esatto. Sì. Ci sono più o meno tutte, mancano... Si può fare la Formula Workers? No, niente. Beh, GPK mi pare che ci siano quasi tutte di quest'anno. Mancherebbe, giusto, ovviamente Miami, ma anche perché... Però si potrebbe ricollocare in Qatar, perché c'è la pista del Qatar. Sono una 25 piste che fatte da loro, quindi in realtà si può fare. Formula 1. Facciamo lei Formula Student. Formula Student F1 ed F2. Ti ricordi quello che l'evento che è stato fatto in Bahrain l'anno fa? Ah, che battuta. Beh, con qualcuno che ha simulato anche il Grosjean di turno. Più di uno. O qualcuno che era finito senza benzina all'ultima curva. Sì. Tipo tre piloti. Sì. In due erano. Perché in la due. Safety car erano Olivier, Domenico Greco e forse Brandon Arrigoni, mi pare. Ho fatto secondo in quella gara, mi ricordo. Oh, bravo Romeo, così ti voglio. Grazie. Specialmente come stasera, che prendi di mira Cialini.
Ma ce l'avete tutti con me. No, ogni tanto, quando si sveglia, che vedi che lui si sveglia, lo canonico. Un giorno un Cialini si sveglia e sa che dovrà correre più di Romeo. O verrà accannonato. Il mantra della direzione gara che è un mantra fantastico. Quindi bellissimo. Quindi è la dall'ara F317, giusto? Esatto, sì, sì, è quella. E perché non me la trovo su Race Department? Perché boom. Sei gay. Un saluto ai soci. Un saluto a tutti gli omosessuali. Francesco Romeo venne bannato. No, me lo sono pure perso. Esatto. No, mi dissocio. Cancellato. Metti il numero di Romeo in indirizzo. In quanto proprietario del Cube Sport Team, prenderemo provvedimenti a riguardo e verrà bannato sul testone. Niente. Ecco. Deve andare così. Esatto. E verrà cannonato malamente nelle prossime due. Esatto. Parteciperà, ma verrà cannonato sempre. Ogni ragazzo. Me lo merito. Non si capisce dove verrà cannonato, però. Ma quello di discorso paglia, ne parleremo nel prossimo. Bello, è ovvio, ovvio. Mettete anche lì i puntini su lei. E niente. Andrea, tu cosa ci dici di questa gara? Queste gare, o meglio, raccontaci la tua versione. Vabbè, gara 1 un po' in solitaria. Ho preso, me ne sono andato e è finita così. Gara 2, vabbè, tutta in rimonta. C'è stata qualche bella situazione di bagarre. Poi il problema di ste gomme che guidando un po', cioè come guido io, frenando forte, portando tanto freno in curva, te le mangi. Da metà gara in poi stavo un po' remando con le gomme. Però poi ho trovato il giusto passo e mano a mano ho provato a recuperare. Peccato per l'incidente con Romeo, perché comunque, cioè, alla fine Laguna Seca, anche se si gira quei due decimi, tre decimi più lento, cioè, se ti sai difendere fai bagarre. Certo, con come si deve. Sì. Io ho detto tra l'altro in chat con Alessandro e Lorenzo quando mi è stata quella veloce, Cialini non qui. Io poi quando mi è passato ho detto ok, adesso sì. Non volevo cannonarti. Il punto più brutto, lì è il punto più brutto. Ho visto la non volevo cannonarti. Sì, sì. Io ho provato ad incrociare, ma l'hai fatta piano il punto giusto. Sì, perché però... me l'aspettavo. Sì, sì. Poi ho provato a prendere l'interno, però ero già davanti e ho detto alzo e poi mi butto a niente, fine. vabbè, dai, succede. Pam pam param pam pam. No. Dobbiamo riportarlo in audio. È comunque divertente. Magari qualche evento si può pure riproporre. Con l'altra versione, magari, che mi stavano dicendo forse una trazione posteriore. Non ho provato io. Non lo so, soltanto che viene riportata con tipo 750 cavalli. Quindi... che è abbastanza inguidabile, quindi ci sta. Bella posteriore, tipo, ogni curva la metti di traverso e ti trovano... Beh, con quel body kit però, dai. È bella, perché è bella. Di traverso con eleganza. È proprio da classico gioco con il proprio... full speed, no? Sai, con... proprio bella. Esiste un Focus da 750 cavalli, la realtà? Sì, MK2 Super Cup dovrebbe essere, esatto. Ci fanno il campionato, cosa? Monomarca? Sì, però io volevo la livrea della Durex, non vale. Abbiamo bannato, ecco, adesso hai svelato la livrea bannata di stasera. Dannazione. Ma lo banni a questo? Cioè, non so io. Cancellato proprio. Allora, togliendo Romeo dalla classifica del STCC, forse no, arrivano per i punti Cialini e fa vento. Quindi ha vinto fa vento. Non lo sapremo mai. E rimarrà l'alone di non si sa che cosa. A parte gli scherzi, però dalla regia ci dicono che Romeo è scocciato perché non è ancora arrivato il bonificio di McQueen.
Messaggio dalla chat. Io sto aspettando. Davide, immagino che la esatto. Ci sono quelli rapidi, non ti puoi sbagliare. Bonifico rapido. Un euro in più, però sono. Se volete metto l'Iban su Twitch, così vado tutti qualcosina ogni tanto. Dove per i più bisognosi. Piccolo Romeo. Faccio per un po' di fishing e caso risolto. Va bene, è stato un piacere come al solito, signori. Ci siamo divertiti un sacco, anche più del solito forse oggi con questa intervista. Sì. Sarà l'atmosfera del nuovo anno, o forse ancora l'alcol da smaltire da Capodanno, probabile. La seconda. Sì. Ah no, aspetta, vorrei comunicare, è arrivata un protest per Cialini. In gara 1 ti hanno accusato di guida con cellulare e quant'altro. Accusa da un certo brutto 70. Mandando messaggini all'amorosa, quindi in teoria sono 50 secondi penalità in gara 1. E io ho un'altra domanda, ma la cintura era allacciata? I guanti li aveva? Attente da stracciare proprio. Beh, vorrei ricordare che un anno fa c'era gente che andava a zigzagare in mezzo alla pista e rientrava in pista in modo veramente esplosivo. Eravamo al Bridgerton, quindi chissà, può essere. Oddio, ho capito, no. Era un anno fa quella gara, esattamente il 4 gennaio 2021. Era con le DTM 90? Sì. Ok. Con Proserpio alla guida della safety car, a posto. C'ero anch'io, purtroppo. C'era anche Donatello. Sì. C'era anche Gian Andrea che ha tratto vinto. Esatto, una delle poche volte che si faceva. Si è fatto vivo. Vai, gara interessante. Invitiamo a recuperare la gara su YouTube. È salvata ancora lì. Devi soltanto scavare un po' nel playlist. No, 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 dovete andare giù in fondo. È l'ultima gara presente in archivio. Bello, eh? Non potete sbagliare. Quindi, no, va bene. Dopo tante gare è un ottimo ricordo. Certo, certo. Io ricordo comunque le gare con le Formula 3 al Mugello del campionato Formula 3. Sono state divertenti. Quello è stato divertente abbastanza. Oh. Tanto in chat ho mandato il link appunto della gara. Io mi ricordo il retroscena di quella gara. Non voglio fare sì, no. Sì. Io ho squalificato perché hai insultato la DG. Fantastico. La Matrix. Oddio, amore, mi ricordo. Ti ricordi? Mi ha abbassato l'autostima. Ti ricordi, Matteo? Sì. Ma è bello che ero in chat con lui parlando di altro. Poi venivano questi commenti che venivano scritti e poi dopo qualche nanosecondo rimossi, ma what the fuck? Va bene, signori, noi ci vediamo a questo punto martedì prossimo con l'F317 al Mugello, quindi le vecchie Formula 3. Per giovedì non so se Royal ha organizzato qualcosa o meno. Giovedì sì, hanno in programma qualcosa, lo scopriamo nelle live di Spartan. Okay, no, in realtà sì. Hanno, no vabbè, il 6 no, il 6 dubito. Ok, quello è il giorno dell'Epifania, ci sia gara. Però sicuramente giovedì prossimo ci sono due gare a ruote coperte. Nella fattispecie ci sono aspetta, te lo dico subito. Allora, intanto mi ricordo che c'è una gara di Legend Cars a Cremona, molto probabilmente. Corremo anche noi là, se non sbaglio, a fine annata scorsa. No, abbiamo a Modena. Ok, giusto. Loro corrono a Cremona, che hanno una mod ottimo. Che, dove, vediamo. Quando lo esatto. Partecipa assolutamente. Sarà a metà gennaio, ragazzi. Oh. Mentre la prima gara dell'anno dei Royal, adesso ve la recupero subito. Allora, verso il dicembre 2022. No, vabbè. La sto cercando pure io. Ah sì, la Lada, la Skoda Octavia Cup. Ok. Quella che hanno rilasciato da poco su Rest Department. Perfetto. Le trovate tutte quelle tazzine anteriori brutte comunque. Dai, sono bellissime.
Poi una pista un po' con i Zebedei esagonali avremmo la... Cioè? Perché si va a Mantrop, quindi in Svezia. Ah. Quindi pistino svedese con i mobili che ha... Tocca Restrave 2, Memories Intensifies. Esatto, infatti. Quindi... E perché non andarci poi con una Volvo? No, facciamo la Skoda che il divertimento è assicurato. Va bene, quindi probabilmente prima il nostro evento e poi in seguito ci sarà, sì, anche questo con la Skoda su, da parte di Royal, che ricordiamo adesso streama qui su Spartan. Seguiranno aggiornamenti poi anche per quanto riguarda il nuovo inizio del campionato Formula University, che è terminato in maniera un po' brusca, tra virgolette, cioè interrotto più che terminato. Però comunque ci sarà un nuovo inizio poi verso fine gennaio con altre vetture, nuova organizzazione, e nel caso poi seguiranno aggiornamenti. Noi quindi vi salutiamo qui, appuntamento martedì prossimo e buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.